Sì. Va bene, ma è meglio anche Salvatore, è meglio che stia lì. Poi chiamiamo la Elena, ovviamente. No, ma lei era dopo. Sì, ma i relatori ce li hanno tutti, ce l'ho tutti qua. Ma tanto prima ci sono stati personali, no? C'è solo la Berta. Ha detto che non vuole. Sì, 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 ma dovresti. Ora anche Salvatore. Anche a Salvatore. Allora, bentrovati e ben ritrovati per quelli con cui ci siamo visti questa mattina. E ben ritrovato, beh, ben ritrovato. Continuiamo oggi, anzi, passiamo alla fase scientifica, non che non fosse scientifica la mostra, la bellissima mostra che abbiamo inaugurato stamattina, ma oggi pomeriggio cominciamo veramente i lavori per celebrare degnamente la mostra, poi durerà tutto l'anno, il convegno un po' di meno. La mostra si accoppia benissimo al convegno per un motivo molto semplice, perché oggi inizieremo a parlare delle carte di Volponi e qui mi ha detto il rettore, parla anche un po' per la fondazione, e la fondazione Carlo e Marise Boc, che ospita la mostra, è anche depositaria delle carte di Volponi che abbiamo avuto grazie alla generosità di Caterina Volponi che ce le ha donate e che con il nostro i fantasmagorici mezzi del nostro sistema bibliotecario abbiamo catalogato e digitalizzato. E oggi che è il centesimo compleanno di Paolo Volponi, oggi le digitalizzazioni sono disponibili online, chi di voi ha il fantastico segnalibro volponiano troverà un QR code, inquadrando questo QR code potrà andare nell'archivio digitale con tutte le digitalizzazioni. Quindi dalla Fondazione Bo ci trasferiamo qui per parlare oggi delle carte di Volponi, poi ci sarà l'opera di Volponi e la Polis. Ma prima di cominciare io ho proseguito i saluti istituzionali della Fondazione Bo, salutando e ringraziando tutti coloro che hanno organizzato la mostra, ma anche tutti quelli che hanno lavorato insieme, Elena Baldoni, che poi verrà qui, che è stata una colonna portante del lavoro della mostra, Enrica Vetterani, che non so dov'è, ma è da qualche parte, anche lei è stata veramente una pietra angolare del lavoro che si è fatto, e tanti altri di cui poi diremo. Ma non voglio togliere tempo ai relatori, vorrei però lasciare la parola alla professoressa Berta Martini, che è la direttrice del DISTUM, che è il dipartimento di eccellenza della nostra università, che ha sostenuto e aiutato in tutti i modi, dal punto di vista scientifico e non solo scientifico, le celebrazioni per il centenario di Volponi qui ad Urbino. A te Berta. Grazie Roberto. Vi porto semplicemente i saluti appunto del Dipartimento di Studi Umanistici,
perché è nel mio dipartimento che hanno sede i colleghi che si occupano di letteratura e che quindi in realtà portano il contributo scientifico anche ai temi che stanno dietro, che sono dedicati a questo convegno. Quando Alessio Torino, cos'era Alessio più o meno, l'inizio di settembre, aveva già in mente un po' tutto, mi chiese anche con, insieme a Salvatore Ritrovato, di volersi cimentare, insomma di avere tempo e voglia di intraprendere questa iniziativa, io risposi subito di sì, anzi mi sembrava assolutamente scontato e devo dire che è stata una fortuna per noi che appunto i colleghi abbiano avuto questa idea e abbiano dedicato questo tempo. Perché ecco, dietro, lo accennava Roberto, c'è del lavoro scientifico, ma poi c'è anche insomma un lavoro organizzativo di coordinamento che non è scontato per nessuno di noi. E ne fui felice anche perché si trattava di celebrare uno dei maestri di Urbino. Certamente io non ho l'autorevolezza per dire nulla che riguardi il contributo, diciamo, letterario, scientifico di Paolo Volponi, quindi mi astengo. Però tutti sappiamo che insomma è un autore di una letteratura impegnata e civile che certo ci rende orgogliosi. E poi perché è uno dei maestri a cui la città si lega. Il rettore nel piano strategico che abbiamo presentato ha ben espresso il legame tra Urbino e la città, riproponendo in forma aggiornata quel legame che in realtà a cui Carlo Bo ci ha educato. E quindi pensare a Urbino è anche pensare ai suoi maestri, così come pensare ai suoi maestri è un po' pensare a Urbino, perché nella voce dei maestri abbiamo sempre un po' l'occhio attento, anche forse la speranza per chi come me, insomma, è una profana di queste, sono una lettrice di letteratura, di ritrovare qualche cosa di Urbino dentro a quello che si legge. E quindi per entrambi questi motivi mi è sembrata veramente una bellissima cosa, quindi ringrazio loro, ma ringrazio tutti quelli che si sono dedicati e anche la volontà di fare un evento a 360 gradi. Questa mattina io avevo un altro impegno, però non mancherò adesso di andarmi a vedere tutto e di visitare la mostra, perché questa duplice veste che in altre occasioni abbiamo adottata mi sembra davvero un modo per valorizzare pienamente tutte le risorse di questa nostra città, di questo nostro Ateneo. Grazie. Benissimo, allora diamo inizio non alle danze ma ai lavori. Iniziamo subito con questa giornata di studio sulle carte di Volponi, che sono un po' il vanto della nostra università e di questo convegno in particolare. Comincio presentandovi Emanuele Zinato, che non avrebbe bisogno di presentazioni per gli esperti di letteratura italiana contemporanea, perché Emanuele Zinato anzitutto fa parte della Fondazione Carlo e Marise Bo, perché è parte del comitato scientifico della Fondazione, quindi è uno di casa. Poi è professore di letteratura italiana contemporanea all'Università di Padova, ma soprattutto è uno dei massimi esperti di Volponi in Italia e non solo in Italia. Ha curato l'edizione per la NUE delle prose volponiane, poi si è occupato di letteratura e industria, e chi si è occupato di letteratura e industria non può che incontrare Volponi. Perciò gli do, senza por tempo in mezzo, gli do subito la parola. Il titolo della sua lezione, del suo intervento, sarà L'animale e le macchine nell'officina di Volponi. A te, Emanuele. Grazie mille. Allora, per allestire l'edizione di cui si è appena parlato, l'edizione NUE
nel 99 fino al 2002 sono stato a lungo in dialogo con le carte di Volponi. Grazie a Caterina e a Giovina che hanno avuto verso i miei confronti la massima fiducia e mi hanno in qualche modo affidato questo compito e questo attraversamento. Vi devo dire che le carte in quei mesi mi abitavano perfino i sogni. Del resto gli scartafacci di un autore, scartafacci venivano chiamati nella filologia appunto del Novecento, sono un po' come il quaderno di Murieta incorporale, hanno una vita propria, ci interrogano mentre noi li interroghiamo, sono costellazioni di dettagli che ci sembrano suggerirsi un sistema, una totalità, che però non è mai del tutto afferrabile dal filologo e dalle sue ipotesi. E propongo in questo mio breve intervento un piccolo percorso attraverso le carte, fatto solo di 5 frammenti, un po' per mimare il percorso che ho fatto quella volta, naturalmente in forme miniaturizzate, tenendo come bussola 3 figure strutturanti: l'animale, il corpo e le macchine. L'animalità è un tema decisivo, nevralgico nella scrittura di Paolo Volponi, fin dal titolo della sua prima raccolta di poesie, Il ramarro. Nell'ideazione dei romanzi l'animale si accosta per contiguità e per opposizione ad altri 2 campi tematici fondamentali e ricorrenti, appunto la corporalità, il corpo e le macchine. Perfino nei poemetti giovanili, oltre alla raccolta di ramarro, quelli più impegnativi, penso a Cugina Volpe, penso al Giro dei debitori, destinati poi a migrare dall'antica moneta alle porte dell'Appennino, una raccolta importante di poesie, in queste poesie, in questi poemetti con gli animali selvatici vengono condivisi l'origine e il destino. Vi leggo: mia sorella è l'innocente tortora che ogni autunno tradisce. Mia madre è anche la biscia e la rondine stridarella, la volpe spaventata, la fuggente, la indifesa. Fin dall'esordio gli animali sono immagini ricorsive e strutturanti. Uno dei miei maestri, Francesco Orlando, li definirebbe figure dell'invenzione, proprio per il loro potere coesivo di dare senso in un'opera. Costanti che sono sempre governate dallo statuto dell'ambivalenza, sfuggono appunto come la volpe che si morde la zampa e la lascia nella trappola pur di scappare. Sono inoltre in relazione di condensazione e spostamento col campo semantico del corpo in una relazione oppositiva con quello delle macchine. Parlo appunto di spostamento e di condensazione, che sono 2 termini della retorica freudiana, sono la retorica che governa i sogni. E questa scrittura ha qualcosa a che fare con quell'onirismo visionario. Il trattamento di queste 2 invarianti è attestato anche dalle carte, dai materiali lavorativi. Proviamo dunque a rinvenire queste figure strutturanti in 5 dettagli, solo 5, nel vastissimo repertorio delle carte volponiane che sono custodite qui a Urbino in forme digitalizzate, parzialmente a Pavia, come vedremo anche qualcosa in Texas, a Austin. La prima immagine, che vedete già a schermo, si riferisce a una delle poche carte manoscritte relative a Memoriale rimaste in Italia, proprio perché il manoscritto completo, che ho potuto studiare per l'allestimento dell'edizione NUE, è stato invece donato dall'autore all'archivio Harry Ramson dell'Università di Austin, nel Texas. Si tratta di un precoce foglio manoscritto a matita, risale verosimilmente al 1958, che reca una scaletta inerente, si direbbe, il plot di Memoriale. Precede quindi la stesura vera e propria. È rilevante per diversi motivi. Innanzitutto vi compare un titolo, che è un titolo provvisorio, La fabbrica dei dolori. E compare anche l'ipotesi di editore provvisorio, che non sarà quello definitivo, Feltrinelli, si dice, no? E poi uno schema a scansione temporale suddiviso per mesi. Sono presenti molti dei luoghi e dei personaggi che vengono poi conservati nell'edizione a stampa. Grassetto, Giuliana, c'è il sanatorio, la riduzione del protagonista a piantone.
Il frammento però è rilevante anche per un abbozzo di explicit, di conclusione. Alla fine infatti si passa, se guardate, dalla forma impersonale della scaletta, a maggio, a luglio, a settembre, finisce la cura dei maghi, vede baciarsi Giuliana, sta male, sanatorio, quindi una forma diciamo di eventi legati a dei mesi, però alla fine si passa alla prima persona del protagonista, l'io narrante, sappiamo si chiama Albino Saluggia, e viene scritto solo chi mi aiuta, come vedete si passa alla prima persona, già precocemente non è più lui, non è più impersonale, non è più terza persona, chi mi aiuta se non la fabbrica, non ho più pause, amici, tempo, religione, eccetera, non possono salvarci le strutture della fabbrica, istituti e servizi, ma la morale, c'è nella fabbrica una società, ma balorda, informe, enorme e ogni volta sconfitta dal tempo, dall'ansia di far parte che impedisce realizzarsi di qualsiasi cosa, proprio come è sconfitta la fabbrica che non ha mai pace e un tempo raggiunto. Di nuovo diverso e abbandonato, solo in preda ai mali, scrive Aiuto. Se voi pensate, se qualcuno conosce la fine di Memoriale, è già molto simile, ma ci sono anche delle varianti. Il titolo primitivo e provvisorio non riguardava il genere letterario, Memoriale, ma un habitat tecnologico e un tema dava massimo risultato alla parola chiave, fabbrica. Come sarà poi macchina, nella macchina mondiale, il romanzo successivo. L'explicit di Memoriale, così scritto in prima persona, è fra le primissime parti del testo ad essere stata concepita e scritta, e il finale metteva in risalto la consapevolezza della collisione fra il corpo di Albino e la macchina industriale, un'industria produttrice di dolori, di ansie, di una temporalità distorta. Ma al contempo, diciamo, questa coscienza inattendibile di Albino e anche quindi lucida e straniante rispetto all'habitat fabbrica. La seconda immagine, fatto bene sì, viene proprio da Austin, dal Texas, e viene dal manoscritto di Memoriale. Vedete che ci sono delle righine rosse che vietano la riproduzione, no? È custodito appunto nel e riguarda una sequenza molto tormentata a fronte di un manoscritto piuttosto pulito. Memoriale è un manoscritto molto simile ad edizione a stampa e però in alcune zone, non molte, si assiste a un lavoro correttorio e variantistico tormentato, intenso. Questa è una di quelle. E questa sequenza riguarda un animale. La sequenza riguarda la comparsa di un luccio, un animale predatore, che Albino Saluggia scorge con terrore mentre sta cercando una ragazza nelle paludi vicino al lago di Candia. Un'operaia della mensa che vive nei paraggi del lago. Mentre cerca questa ragazza, che si chiama Giuliana, nei canali ghiacciati si imbatte nella scena traumatica di una fagocitazione animale. Due animali, il luccio e un pesce più piccolo, sono colti e trasfigurati in una specie di epifania negativa, in una inattesa, improvvisa rivelazione di una violenta condensazione col corpo umano. Vi leggo. A un tratto vidi un guizzo rapido in un canale. Avevo sorpreso un luccio, grosso come un braccio d'uomo, che aveva azzannato un altro pesce, proprio come una mano. Il luccio era fermo un attimo per finire la sua preda. Lo vedevo chiaro, quasi emergere dalla prima superficie. Il suo occhio era dritto nel mio, questo è rimasto invariato nell'edizione a stampa, ed era l'occhio di un assassino sorpreso che non ritira il coltello. Più che fuggire, doveva inghiottire l'altra creatura, della quale rimasero appena le scosse nell'acqua. Per un altro attimo il luccio rimase fermo col suo occhio nel mio, con la sua bocca dentata che respirava aperta per la fatica. La scena mi spaventò e quell'ambiente e quel cielo pallido e lontano sul quale non si poteva leggere né scrivere niente mi dichiararono ancora più solo e spaventato. Poi c'è una frase cassata. Così il luccio e la sua preda diventarono subito un simbolo. Questa cosa è tolta. Perché è tolta? Il lavoro correttorio rende implicita, proprio cassandola, la simbolizzazione. Se io dico questo è un simbolo, sottolineo in maniera esornativa ed esplicita qualcosa che deve rimanere invece sotterraneo, quasi inconscio naturalmente, no? Quindi
i due pesci sono analogizzati a un braccio che azzanna una mano, quindi sono figuranti del corpo umano, e il corpo si scinde in modo schizomorfo in frammenti che assumono tratti animali in lotta tra loro. L'assassino, come sapete, sarà una figura molto importante nelle allucinazioni di corporale. Una rete quindi di connessioni allucinatorie incentrata sulla parola chiave animale. Tutta la scrittura di Volponi è anche una abbagliante rappresentazione del corpo umano, del suo inafferrabile dinamismo psichico e biologico, che come nei dispositivi retorici e i sogni può condensarsi, spostarsi nei due campi contigui, il campo dell'animale e quello della macchina. L'animale volponiano è fin dal primo romanzo proiezione del corpo e delle sue istanze irriducibili. I mali di Albino vengono analogizzati a un branco di insetti che poi corrono sul corpo e ciascuno sceglie il proprio punto. Miei mali, dissi, voi siete il frutto della mia vita difficile. Analogamente, i pezzi dei semi lavorati alla macchina industriale su cui lavora Albino vengono comparati a figure zoomorfe. Altri si impicciolivano animandosi per comporre tutti insieme delle creature sconosciute o come vermi sopra un animale. Questi sono i pezzi che lui produce con la macchina industriale. La terza immagine è l'incipit primitivo e cassato della macchina mondiale. È parte, come vedete, di un datiloscritto dettato da Volponi a una segretaria stenodattilografica olivettiana. Come noto, l'autore abbandonò, ormai quasi conclusa, Repubblica Borghese, che diventerà poi il futuro La strada per Roma, pubblicato molto più avanti, e dettò di getto La macchina mondiale, incentrato, come scrisse Pasolini, su, come scrisse l'autore a Pasolini, nella corrispondenza curata da Fioretti, incentrato su un contadino con idee filosofiche. Il datiloscritto di Memoriale è lineare, e così anche quello della macchina. Sono caratteristiche di stesura ben diverse dalla magmatica stesura di Corporale o delle Mosche. I primi romanzi hanno una stesura più lineare. Ecco, in questa carta invece fa eccezione, come quel nucleo sul Lucio assassino, il lavoro correttorio si infittiscono le varianti e addirittura fino alla decisione, vedete, di cassare la pagina, l'intera pagina. Il titolo autografo è già quello definitivo. Chi dice io, naturalmente, è Anteo Crocioni, l'io narrante, folle e visionario della macchina mondiale. Io comincio a scrivere questo libro per spiegare le mie idee e anche per fabbricare una creatura. Varianti. Una creatura dalla mia macchina, dalla mia dipendenza, da essa dipendente, che possa arrivare a lavorare fino a dove la mia macchina non giunge, non tocca, non arriva. Il corpo e gli impulsi istintuali sono raffigurati dalla voce di Anteo come macchine perfezionabili, il mio corpo macchina che io posso perfezionare. L'incipit ricorda quello di una primitiva stesura di Corporale. Anche Corporale conosce una stesura lineare inizialmente, una stesura tutta in prima persona, anch'essa dettata in forme datiloscritte, e poi esploderà questo romanzo. Il tema è quello del perfezionamento della macchina corpo da parte di un inventore visionario trattato dalla società come folle. Questo è il tema. Si tratta Corporale numero uno, diciamo, quello iniziale che poi verrà sciolto ed esploso nel Corporale che noi conosciamo, e La macchina mondiale sono due nuclei romanzeschi in parte omologhi, in parte contigui nell'officina dell'autore. Quando nel 1965 Volponi vince il primo premio Strega con La macchina mondiale, sta ideando già la vicenda di Gerolamo Aspri in fuga e in lotta con un'altra macchina, la bomba atomica. Tra i due progetti inizialmente c'è una certa osmosi, una osmosi che viene può essere apprezzabile anche da un testo che Caterina ha ritrovato tra le carte del padre e poi mi ha dato e abbiamo pubblicato tra i racconti, col titolo Annibale Rama. Annibale Rama è un testo di una sceneggiatura del 1965 doveva essere dedicata a una sceneggiatura RAI, una commissione della RAI che commissionava un racconto su un tema scientifico, tecnologico, moderno,
una vicenda interrotta che però appunto ha lasciato un'importante traccia. L'interesse soprattutto per la ragione della macchina elettronica che compare, perché questo Annibale Rama costituisce una sorta di ponte fra la macchina mondiale e il primo corporale, ma è anche una testimonianza di una primissima presenza nella letteratura italiana del computer, dell'elettronica, con il versificatore di Primo Levi. È una delle prime attestazioni della comparsa delle macchine elettroniche fra gli oggetti letterari italiani. Infatti Annibale è un inventore filosofo, potremmo dire, che progetta un calcolatore. Il progetto è rivoluzionario, non viene accettato dall'azienda e Annibale è costretto alle dimissioni, ma nei giorni che precedono il licenziamento riesce a fuggire trafugando di nascosto la macchina e a perfezionarla da solo, diciamo, no? Quindi la fiducia nella scienza tecnica da parte di un inventore utopista e l'ostilità delle dirigenze aziendali davanti alla sua genialità progettuale, elementi che in qualche modo richiamano alcuni temi della macchina mondiale. La quarta immagine è un frammento programmatico proveniente dai magmatici materiali di Corporale, parte dei quali conservati a Pavia, come vedremo dagli interventi successivi. Si legge abbastanza chiaramente: è un romanzo complesso in cui ogni situazione si allaccia a infinite altre e si frantuma in tanti pezzi: azione, memoria, associazioni psicologiche, presagi sullo sfondo di una costante presenza corporale in un angoscioso progetto di sopravvivenza. È davvero inevitabile la catastrofe atomica? È possibile salvarsi almeno individualmente? Questo foglietto manoscritto attesta in forme interrogative le ragioni del passaggio tra la prima e la seconda stesura. La prima tutta in prima persona, centinaia di cartelle dettate nel 65, 66 e pubblicate soltanto nel 2004 dalla rivista Istmi, diretta da Enrico Capodaglio e Eugenio De Signoribus, alla fase poi invece di un lungo, esplosivo, revulsivo rimaneggiamento durato fino al 74, con tante varianti. Nel 65 Volponi inizia la stesura di Corporale che, come sappiamo, nella sua prima ideazione aveva come titoli provvisori l'animale, liberare l'animale, la traccia dell'animale, e dal 65 al 74 questo animale iniziale muta forma. Le parti alterne in prima e in terza persona, in particolare poi il suo protagonista si sdoppia, diventa due, no, con due identità. Un'annotazione autografa rende palese, riferendosi a Elsa Morante, che in quel momento è una interlocutrice forte nella progettazione e ideazione, l'entità della trasformazione del progetto. Questo doveva essere un libro sulla paura della bomba H. In 8 anni è diventato un libro sulla paura della società. La bomba, ha ragione Elsa, va distrutta con la poesia, come un minuto corporale. Il romanzo, generato dal terrore atomico, è diventato l'epica e la metamorfosi di un corpo in fuga, irriducibile nel suo delirio, ogni omologazione, ogni ordine compositivo. L'animale, dunque, è figura e indizio di delirio e alterità corporea in Volponi, come si desume da una trascrizione onirica tratta da Corporale, che è la narrazione di un sogno e che in qualche modo, come vedrete, è gemellare al pianeta irritabile che inizialmente si chiamerà l'animale. Vedete come ci sono osmosi, filiazioni e anche gemellarità tra i progetti ideati e ideativi che coesistono e talvolta vengono montati insieme. Mia moglie portava le scimmie con le quali midollo e saliva avrebbe potuto salvarmi dalla bomba, naturalmente, ma le scimmie si ribellavano e le sfuggivano e ci attaccavano pronunciando in un attimo milioni di parole in tutte le lingue. La quinta e ultima immagine è tratta dal block notice preparatorio del pianeta irritabile. Col titolo provvisorio vedete l'animale. È, come si è detto, uno dei titoli in precedenza provvisoriamente pensati per Corporale. Anche fra Corporale e il pianeta, nel laboratorio dell'autore, ci sono continue osmosi. Le mosche del capitale, per dirne una, anch'essa
e anch'esso è il risultato del montaggio convergente di due difformi progetti narrativi, il romanzo del dirigente e quello dell'operaio, quindi la prassi compositiva si conferma anche nell'ultimo romanzo. Leggiamo questo frammento. La lucertola guida animali allo scampo. Gli animali si adattano e guardano morire gli uomini, parlando tra loro, non possono mai stare zitti, loro mutano. Segue un torrenziale elenco di animali, quasi versificato, quasi ritmico, disposto in doppia scaletta, le zanzare, le api, le serpi, le pecore, i cani, i porci, i passeri, i corvi, i falchi, i tassi, le volpi impazzite, le formiche, i gabbiani, le oche, i cavalli, ognuno cosa fa? Parlano con voce umana, i piccioni brontolano ed emigrano in grandi branchi, scacazzano e poi vanno via a milioni, i pipistrelli allegrate, i cani lupi impazziti, le quaglie, le starne, le coturnici, i pesci, le anguille, i rospi cercano di aiutare gli uomini, i porcospini scelgono le chiese, i bambini con la bocca mangiata dalle mosche. La corporeità animale e il pervertimento della tecnica nella creazione ed uso della bomba nucleare entrano in questo libro, attenzione, più utopico che distopico, in una collisione senza scampo né mediazione. Come si nota da questa precoce scaletta preparatoria, anni 76 più o meno, il luogo pensato è già tra Urbino e il Foglia. Quello che avviene, avviene qui, no? Lungo il corso del Foglia. Gli animali sono da subito immaginati già come parlanti, non possono mai stare zitti. Parlano per sfogo reattivo o forse per coazione, come sarà poi per gli oggetti aziendali delle mosche del capitale. Ma anziché alla scimmia epistola, il ruolo di animale guida qui è preventivamente assegnato a una lucertola. Al posto del piccolo gruppo formato dall'oca, dall'elefante, dalla scimmia, dal nano, sembra dominare nella prima ideazione del pianeta una folla di bestie, fra cui dei piccioni che defecano continuamente, come farà l'oca Plankalkul, ma che si presentano non singoli, ma a branchi, a milioni. Le suggestioni condensate in questo interessante, incandescente frammento del pianeta migreranno, per esempio, nel saggio visionario Natura e Animale, un saggio pubblicato nel 1982 da una rivista psicanalitica che si chiama Il piccolo Hans, in cui la perdita dell'animale, è una figura, un'immagine, riguarda la colonizzazione della psiche e del corpo da parte di una razionalità aziendale ed elettronica. E il testo si chiude con un interessante apologo leopardiano, inerente alla scomparsa del genere umano. Estinto l'uomo, la terra sarà consegnata a uno smisurato topo di fogna, erede delle macchine, avido di ricchezza e gravido di una sessualità sfrenata, un po' come la scimmia del pianeta, che, come una versione degradata del mito degli argonauti, si imbarcherà su un'astronave ben attrezzata e ben pilotata alla ricerca della galassia dell'oro. All'inizio degli anni Ottanta, l'immaginario di Volponi, rabdomantico, prefigurante, già si prefigurava il progetto più osceno dei ricchi imprenditori planetari odierni, quelli di abbandonare con un'astronave la Terra e lasciarla alle masse dei poveri che dovranno in qualche modo vivere nell'Apocalisse. Non faccio nomi, ma solo cognomi, Elon Musk, per esempio. Concludo passando dalle carte a un piccolo accenno di interpretazione che riguarda la ragione di forza che fa sì che Volponi probabilmente è davanti a noi e non dietro di noi e non tra noi. Certo, una lettura ecocritica e distopica di questa fine del mondo è resa possibile dalla situazione planetaria, dalla situazione del nostro pianeta. Dicevo però che il pianeta irritabile non è solo una distopia, forse è più un'utopia concreta. Un'utopia concreta nel senso di Ernest Bloch, della ricerca, cioè fra le latenze del mondo in preda alle guerre, di una verità comunitaria, residua, biologicamente fondata, capace di sopravvivere alla falsificazione aziendale, politica e militare. Insomma, il pianeta è un libro che preannuncia il nostro futuro. Il suo impianto leopardiano, il suo pensiero figurale, creano un cortocircuito fra diverse temporalità e danno voce nell'era in cui viviamo, quella della più tragica,
cecità tecnocratica e neoliberista, alla forza corporea dell'utopia e alla naturalità coraggiosa di un materialismo di stampo lucreziano. Grazie. Avete visto quanti spunti e quante cose ci possono dire le carte di un grande intellettuale, di un grande scrittore? Possiamo leggere tantissime cose. Se avete preso appunti e avete idee, alla fine della giornata possiamo fare una discussione anche sulle relazioni. Ma adesso restiamo in Fondazione Bo, anzi, restando in Fondazione Bo, ne approfitto per portare il saluto di Carlo Maria Ossola, che è il direttore scientifico della Fondazione Bo e che si è occupato anche delle nostre iniziative. A Carlo Ossola dobbiamo molta gratitudine per quello che stiamo facendo e stiamo riuscendo a fare. Non è potuto essere con noi, ma ci saluta. E proprio come direttore scientifico della Fondazione Bo ci conduce poco a poco di nuovo fra le stanze della Fondazione Carlo e Marise Bo, perché adesso ci sarà un duetto che come a Sanremo ci parleranno del patrimonio delle carte dell'archivio Volponi custodito presso la Fondazione Carlo e Marise Bo, Marcella Peruzzi, che governa l'impero del sistema bibliotecario di Ateneo, e Elena Baldoni, che invece governa il Sancta Sanctorum della Fondazione Bo, che come bibliotecaria, ma non solo. Elena è una studiosa importante, ha un ruolo intellettuale che va oltre il compito di catalogare i libri, come del resto praticamente tutto il nostro personale bibliotecario, a cui dobbiamo un grazie enorme per quello che riusciamo a fare. Marcella Peruzzi e Elena Baldoni della Fondazione Carlo e Marise Bo ci parleranno dell'archivio Volponi presso la Fondazione Carlo e Marise Bo. Vai. Grazie. Io devo ringraziare in particolare il professor Zinato, perché la sua relazione precedente ha dato un senso a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, un lavoro un po' anche certe volte ingrato di digitalizzare, sistemare, rendere disponibile, ma ha dato un esempio così efficace di come avere a disposizione consultabili le carte di Volponi possano aprire talmente tante suggestioni, strade, interpretazioni, che veramente è rincuorante, e quindi lo devo ringraziare. E mi scuserete perché il mio intervento invece è un intervento molto secco, molto tecnico, però alla luce di quello che è stato detto prima capirete che certe cose sono importanti, perché sono dei mezzi, degli strumenti per poi riuscire a volare molto più alto, molto più in alto. E io faccio brevemente la storia proprio amministrativa e tecnica di come abbiamo trattato questo fondo, che appunto già è stato affidato alle cure della Fondazione Bo da Giovanna Iannello Volponi e da Caterina Volponi nel 1 settembre 2014, la prima lettera di proposta di conservare in fondazione in maniera temporanea per 10 anni in modo rinnovabile il fondo delle carte di Paolo Volponi. Quello che è interessante rilevare è che questa proposta si chiedeva non soltanto di custodirlo e schedarlo, ma veramente con una sensibilità e una lungimiranza notevole per i tempi, perché oggi si parla di digitalizzazione, ormai lo diamo per scontato, ma non era così nel 2014, si chiedeva anche di digitalizzarlo e di renderlo disponibile agli studiosi. E il fondo viene affidato alle cure della professoressa Ursula Focht, che è qui e che ringraziamo sentitamente, che l'ha riordinato e schedato
schedato, e dopodiché ci siamo proprio abbiamo cominciato a sperimentare e interrogarci su come rendere questa digitalizzazione il più scientificamente più corretta e anche più fruibile nel modo migliore. La pratica amministrativa si è evoluta con l'atto di donazione accolto dal Consiglio di amministrazione dell'Università nel 31 marzo del 2023, che ha donato appunto, cioè il fondo Caterina Volponi ha donato il fondo all'Università di Urbino e ha chiesto con la gestione della Fondazione Bo, dove viene attualmente conservato. Tra questi due atti amministrativi, appunto, è iniziato un lavoro, molto spesso anche in collaborazione proprio con Caterina, sotto tanti punti di vista, per cercare di rendere la digitalizzazione di questo materiale indubbiamente affascinante ed importante, per consentirne una fruizione aperta, libera e diffusa, come era nelle richieste dei donanti. Quindi abbiamo studiato anche degli strumenti e delle metodologie adatte a questi fini. Abbiamo scelto una piattaforma basata sul software di SpaceGlam, gestita dalla ditta For Science, che poi l'Università di Urbino ha personalizzato e che ha chiamato Science Digital Heritage, con un nome molto omnicomprensivo, proprio per dare l'idea di quanto vogliamo che questa piattaforma sia utile e aperta per il territorio, per la crescita del territorio, non soltanto quindi dell'Ateneo, e abbiamo cercato una piattaforma che avesse dei requisiti che per noi fossero indispensabili. Il primo in assoluto è quello dell'utilizzo di standard internazionali per la descrizione della documentazione, che è la base perché questo materiale possa essere poi conservato e che sia appunto interoperabile. L'interoperabilità è una condizione fondamentale per chi vuole diffondere in maniera corretta questo materiale, e vedete che già soltanto all'interno dell'Ateneo la nostra biblioteca digitale Sanzio dialoga con Urbis, che è il nostro discovery di Ateneo, dove ci sono tutte le risorse elettroniche e cartacee dell'Ateneo, dialogano con il nostro catalogo delle monografie, e che a sua volta dialoga con il catalogo nazionale delle monografie. La stessa Sanzio dialogherà con la Biblioteca Digitale Nazionale Italiana. Quindi non un sistema chiuso, ma un sistema aperto e con la massima diffusione. Altra caratteristica importante era la possibilità di inserire in questa teca tante tipologie diverse di materiali, quindi non solo cartacei, non solo libri, ma per esempio anche materiali archivistici di tipo audio e video. Per questi abbiamo creato proprio un apposito input form, stiamo digitalizzando tutte le registrazioni del Centro Internazionale di Semiotica, che hanno peraltro un successo incredibile all'estero, vengono consultatissime, ma anche per Volponi a breve apriremo la sezione degli audio, dove sarà possibile ascoltare direttamente le testimonianze audio che sono rimaste. E vedete che in questo momento, con un lavoro veramente intenso degli ultimi anni, siamo arrivati a oltre 66.000 oggetti digitali. Un oggetto digitale non è una scansione, un oggetto digitale può essere anche un manoscritto di 300-400 pagine, quindi capite che l'impegno e il lavoro che noi tutti come sistema bibliotecario, come Fondazione Bo, stiamo mettendo nella creazione di questa teca digitale. Un'altra caratteristica che ci sembrava molto importante, soprattutto per degli archivi come questi, che consentono, che possono richiedere l'attenzione e lo studio filologico, è questa degli standard di visualizzazione con IIIF. Questi standard di visualizzazione consentono, oltre al fatto che c'è veramente una qualità incredibile dell'immagine, consentono il dialogo tra oggetti digitali che risiedono sia all'interno
all'interno della stessa piattaforma, come in questo caso, ma anche in piattaforme diverse che usino però lo stesso standard. Quindi si può fare, come in questo caso, l'affiancamento. Noi abbiamo affiancato qua il manoscritto e il datilo scritto della strada per Roma, e adesso è una slide, ma se avete se siete nella teca digitale li potete scorrere in maniera completamente autonoma, andare a lavorare dentro i testi in maniera completamente autonoma, e vedete già, appunto, è un romanzo che ha avuto una gestazione molto lunga, quindi vedete che dal manoscritto al datilo scritto già c'è il cambio, per esempio, del nome del protagonista. Ma questo affiancamento può essere arricchito ulteriormente, qui abbiamo messo anche la bozza di stampa. Si offre quindi la possibilità di una collazione open access globale, per cui lo studioso che sta a Milano, a New York, ovunque, può consultare il patrimonio custodito e digitalizzato Urbino e confrontarlo anche con altri documenti conservati di Volponi. Penso a Pavia, penso a Austin, per ricostruire virtualmente l'archivio l'intero archivio di Paolo Volponi, o confrontarlo con altri documenti attinenti che possono in qualche modo essere collegati a questo personaggio. L'altra possibilità di questa piattaforma, che non vi faccio vedere perché riguardano più soprattutto archivi che hanno tantissimi corrispondenza, come l'archivio Sabatier, per esempio, che abbiamo tutto digitalizzato, è il fatto che all'interno della piattaforma si possono creare le relazioni tra i diversi personaggi, quindi vedere quali sono le reti di relazione al di là del mittente e del destinatario delle singole lettere. Il fatto che nei testi a stampa è possibile passare l'OCR e quindi fare una ricerca interna dei documenti senza dover leggerseli tutti, nella sostanza molto utile, per esempio per le riviste, stiamo digitalizzando tutte le riviste principali del territorio, e la garanzia di conservazione a lungo termine, che quella, stava a sentire, è la base per cui uno può affrontare un lavoro del genere, perché altrimenti è veramente sarebbe tempo sprecato. Inoltre, un'altra cosa molto importante è la diffusione e la visualizzazione nei principali motori di ricerca di tutti i termini inseriti, che sono automaticamente indicizzati e ricercabili. Cioè ogni termine che viene usato per la descrizione viene automaticamente ricercabile in Google. Voi considerate che in 2 anni Sanzio ha già registrato 700.000 accessi online, di cui quasi più della metà che provenienti dall'estero, peraltro, che è una cosa abbastanza interessante. E noi ci aspettiamo che adesso che abbiamo aperto il fondo Volponi questi numeri veramente si moltiplicano ulteriormente. Concludo con l'ultima caratteristica, che è quella della flessibilità. La flessibilità dello strumento, che consente interventi, correzioni, aggiornamenti continui. Faccio il caso, che secondo me è veramente virtuoso, delle poesie di Volponi, che è un caso particolare delle poesie giovanili inedite, quelle con cui siamo partiti proprio con le digitalizzazioni, e quindi abbiamo digitalizzato e pubblicato le poesie prima che venissero studiate e poi pubblicate a cura di Salvatore Ritrovato e Sara Serenelli per Einaudi nel 2020. In seguito però alla pubblicazione del volume, proprio grazie alla continua collaborazione con gli autori e con i curatori, si è tornato sulle schede descrittive delle poesie e le abbiamo corredate non solo dell'indicazione dell'edizione, ma anche dalla trascrizione diplomatica delle stesse, in modo da fornire a studiosi appassionati 3 diversi approcci al testo poetico, cioè la digitalizzazione dell'originale, la trascrizione e l'edizione. E questo è un esempio, appunto, di circuito virtuoso che contrappone la flessibilità della biblioteca digitale all'inevitabile staticità dell'edizione a stampa, che è ovviamente imprescindibile, ma che ha un valore diverso, che può raggiungere degli scopi diversi. Come dicevo, la relazione del professor Zinato veramente è anche per me un invito a tutti coloro che si occuperanno di queste carte di instaurare una collaborazione con noi e veramente vedere se il loro contributo possa arricchire ulteriormente, indipendentemente dalle pubblicazioni scientifiche, ma arricchire ulteriormente il nostro archivio, il nostro fondo di
Volponi, in un'ottica di condivisione e di collaborazione che va al di sopra degli enti e va al di sopra degli interessi dei singoli. Adesso passo la parola alla mia collega Elena Baldoni, che materialmente ha digitalizzato tutto il Fondo Volponi e vi spiegherà, vi farà vedere che cosa conserviamo. Buon pomeriggio. Il materiale documentario relativo al Fondo Volponi occupa ad ora un intero armadio ed è composto da una cinquantina di raccoglitori che contengono prevalentemente manoscritti, dattiloscritti, bozze di stampa di romanzi, poesie e scritti volponiani, ma vi si trovano anche materiali preparatori vari, come libri con appunti autografi, articoli di riviste e ritagli di giornali. Alla prima cospicua consegna di carte avvenuta nel 2014 sono seguiti negli anni ulteriori lasciti. Il materiale è stato consegnato già suddiviso tra vari raccoglitori, cartelle e sottocartelle. E tale ordinamento originario, dato da Volponi stesso e dai suoi eredi, è stato mantenuto sia fisicamente sia, per quanto concesso dalla piattaforma informatica, virtualmente. In Sanzio, infatti, ciascuna serie documentaria è ripartita in molteplici livelli e sottolivelli inferiori, che corrispondono agli effettivi raccoglitori, alle cartelle, alle sottocartelle, così come sono stati donati. La complessità della struttura dell'archivio digitale riflette come uno specchio la reale architettura dell'archivio cartaceo. Si tratta di un archivio molto ricco e stratificato, che nel suo crescendo, spesso labirintico, rispecchia i percorsi di pensiero del suo autore. Il fondo è conservato con cura ed attenzione dalla professoressa Ursula Vogt, responsabile degli archivi ospitati in Fondazione Bo. Alla professoressa Vogt si devono anche le accurate e dettagliate descrizioni archivistiche, che sono state poi caricate in Sanzio, accompagnate dalla riproduzione ad alta risoluzione del materiale documentario. Le digitalizzazioni non sono presenti soltanto nei rari casi di documenti per la cui consultazione sono richieste specifiche autorizzazioni per motivi di riservatezza o di copyright. Come potete vedere dalla slide che riproduce la schermata del Fondo Volponi su Sanzio, sono 6 le serie documentarie finora caricate: poesia, prosa narrativa, scritti vari, saggi, interventi, traduzioni, corrispondenza e tesi su Paolo Volponi. Questa slide è quella che riguarda la prima serie, poesia, che si suddivide in 7 livelli inferiori. Il primo è quello dei primi componimenti poetici, di cui ha già parlato Marcella Peruzzi, e comprende 90 fogli manoscritti autografi, originariamente raccolti dentro una pagella scolastica, risalenti agli anni 40. Alcuni di questi testi sono stati editi con varianti nel ramarro o nell'antica moneta, altri erano inediti e sono stati poi pubblicati appunto nelle poesie giovanili a cura di Salvatore Ritrovato e Sara Serenelli. Si prosegue con il livello delle 3 poesie e si tratta di una cartella che contiene le carte relative alla poesia Il cuore dei due fiumi, edita nelle porte dell'Appennino, le carte di Sicilia, poi raccolta nell'antologia del 1994 Poeti contro la mafia, e quelle di Detto dei passeri, pubblicate nel 1986 in contesto al fronte. Vi sono poi 2 cartelle intitolate Immagini e altre. Immagini è una cartella che riporta la scritta autografa in copertina Immagini e contiene una 30 di componimenti poetici. Lo stesso, la cartella Altre, comprende una 29 poesie conservate in una cartella che riporta la dicitura Altre. Vi è poi la sezione Queste case noi le abbiamo tutte abitate, e si tratta del testo manoscritto e dattiloscritto della poesia, che in questo caso non è stato donato dagli eredi di Volponi, ma da Eugenio Schiavo, ed è entrato comunque a far parte del fondo. Si prosegue con le poesie di metà anni 50, primi anni 60, in cui si trovano block notes e cartelline varie contenenti poesie risalenti al periodo indicato,
per poi finire con una sezione ancora in fase di sistemazione che si chiama Altro materiale, che per ora raccoglie alcune poesie poi pubblicate nel Ramarro, il componimento La vita, che fa parte delle Porte dell'Appennino, e Canzonetta con rime rimorsi in foglia mortale poi. La slide, ecco qui, potete vedere alcune delle immagini del dattilo scritti e dei manoscritti di queste varie sezioni relative alla poesia. Si prosegue poi con la prosa narrativa. La serie comprende i materiali relativi ai romanzi e nelle slide che vedete io ho caricato in particolare alcune delle pagine degli incipit, a partire dal dattilo scritto con correzioni autografe di Memoriale, di cui già ci parlava il professor Zinato, passando per il premio Strega del 1965, La macchina mondiale, e si prosegue poi con le carte di Corporale, Il sipario ducale, e arrivando anche al pianeta irritabile, di cui conserviamo un piccolo nucleo di carte, perché il nucleo principale si trova presso il centro manoscritti di Pavia, e poi ce ne parlerà la dottoressa Trotta. Arriviamo poi alle carte del lanciatore di Giavellotto, fino alle mosche del Capitale, per finire appunto con l'ultimo romanzo pubblicato in vita nel 1991, La strada per Roma, l'ultimo romanzo ma anche il primo che Volponi avrebbe voluto scrivere. Ma oltre ai materiali relativi a questi romanzi pubblicati in vita, la serie prosa narrativa comprende anche la sceneggiatura per il film mai realizzato dal titolo L'acqua e il motore, e questi materiali sono consultabili grazie alla concessione del proprietario Guido Santato, e sono anche presenti le carte dell'abbozzo di romanzo epistolare Il senatore segreto, poi pubblicato nel 2011 in Parlamenti a cura di Emanuele Zinato. Le serie successive sono gli scritti vari, saggi e interventi, che raccoglie i materiali relativi al il dialogo di Volponi con Francesco Leonetti, Leone la Volpe. Si trovano poi le carte riguardanti scritti dal margine, la raccolta di saggi volponiani scritti tra il 77 e l'83 e pubblicata sempre a cura di Emanuele Zinato nel 1994. Troviamo qui anche i materiali relativi alla preparazione per una introduzione inedita a Momo di Leon Battista Alberti, una raccolta di fotocopie di una settantina di scritti giornalistici di Volponi per il Corriere della Sera, l'Unità, Rinascita. E infine la serie include il manoscritto La Grecia, una misura interiore, introduzione al volume Grecia del Touring Club Italiano del 1976. La quarta serie è quella delle traduzioni e include le carte relative alla traduzione volponiana della Lisistrata di Aristofane, pubblicata nel 2014 a cura di Caterina Paoli. Anche queste carte sono consultabili su concessione del proprietario Guido Santato. La quinta serie è la corrispondenza e per ora rappresentata da 32 lettere di Pasolini a Volponi, datate dal 1951 al 1971, in parte edite nel volume a cura di Nico Naldini delle lettere di Pasolini, in parte ancora inedite. L'ultima serie, la sesta, è quella delle tesi su Paolo Volponi ed è composta da 12 tesi di laurea e una tesi di dottorato su Paolo Volponi datate dall'anno accademico 1970-71 fino al 2008-2009. Questo è il Fondo Volponi su Sanzio, si tratta di un archivio ricchissimo, basti pensare ad esempio che le carte relative alle mosche del Capitale riempiono ben 12 faldoni. Ad oggi sono state digitalizzate oltre 500 unità documentarie, per un ammontare di quasi 20.000 scansioni a corredo delle descrizioni archivistiche. È stato un lavoro molto impegnativo, ma anche molto appassionante. Ovviamente io non mi sono accostata alle carte di Volponi con un approccio filologico, ma ho avuto la possibilità di conoscere un grande scrittore in maniera privilegiata. Ho toccato i fogli che lui stesso toccava, ho osservato l'evolversi della sua grafia nel corso degli anni, scoprendo tra le righe del suo comporre anche attimi di svago, di deviazione del pensiero. Spesso mi sono imbattuta, ad esempio, in piccoli disegni, come il disegnettino del gufo. Altre volte ho scoperto che si dilettava a progettare copertine per i suoi libri.
tantissime le prove di titoli, spesso tratte dai suoi stessi versi e solo uno più bello dell'altro. Divorato sull'argine, luglio sulle spalle, agosto sulla schiena, la città dalle tre braccia, il mare di Urbino. Volponi scriveva su qualunque supporto si trovasse sotto mano, foglietti, grandi block notes, agende, taccuini microscopici, sulla copertina e sul retro di cartelline per documenti, su schede di prestito delle biblioteche, su carta da lettere intestata al Senato della Repubblica, su documenti aziendali della Olivetti. Sembra che ovunque fosse, qualunque cosa facesse, l'urgenza della scrittura non lo potesse mai abbandonare, un oceano di parole. Io lascio agli studiosi qui presenti l'onore di rivolgersi a queste carte con lo sguardo del filologo, ma sono grata del ruolo importante che ho avuto nel mettere a disposizione questa sterminata ricchezza di carte da studiare. E ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutata in questo compito. Marcella Peruzzi, che mi ha affidato l'incarico, Ermindo Lanfrancotti, Digital Curator di Sanzio, la professoressa Ursula Vogt, per il suo prezioso lavoro d'archivio, le care Francesca Gori e Goberta Didi per il loro indispensabile aiuto nella realizzazione delle riproduzioni e soprattutto Caterina Volponi, che mi ha fatto conoscere Paolo Volponi, suo padre, attraverso l'affetto di mia figlia. È stato un bel incontro con Volponi questo. Time out, facciamo 10 minuti di pausa, ci riprendiamo dalle emozioni di questo pomeriggio e poi ricominceremo a studiare le carte di Volponi. 10 minuti, che siano 10 minuti.
Allora, riprendiamo la seduta sempre pomeridiana, sempre sulle carte di Volponi. Mentre ci accomodiamo, io volevo fare ancora un po' di ringraziamenti, perché ho visto crescere questa iniziativa, ho visto chi ci ha lavorato e chi ci sta lavorando, e bisogna veramente ringraziarli, oltre i soliti noti che poi rivedremo in scena parecchie volte. Però io volevo ringraziare Alberto Fraccacreta, Sara Serenelli, che hanno curato la segreteria scientifica di questo convegno, e poi la segreteria organizzativa, che è sempre quella che lavora di più, e cioè Francesca Palmieri, Lucia Fraternale Seraghiti, che credo sia di là, e Irina Cozzina, che è di là pure lei. Vedendo le carte di Volponi, abbiamo visto che c'era anche fra di esse la traduzione di Lisistrata. È una cosa che non cadrà nel nulla, perché tenteremo di riportare in scena Lisistrata di Volponi quest'estate a Urbino Teatro Urbano, con la regia di Davide Simonetti, che è nascosto lì in mezzo a voi, non ve lo faccio vedere perché poi lo vedrete, che ha ideato una bellissima regia per la Lisistrata tradotta da Volponi, e quest'estate tutti a Urbino Teatro Urbano a vedere la Lisistrata di Volponi. Ma ora continuiamo con le carte volponiane e con Nicoletta Trotta, che è diciamo il parallelo del nostro centro di conservazione degli archivi dei manoscritti. Anzi, no, lei governa un sancta sanctorum, veramente un sacrario, il centro manoscritti dell'Università di Pavia, che è un punto di riferimento per tutti, e soprattutto per me è Maria Corti. Ed è un lavoro nobilissimo e durissimo quello che Nicoletta sta facendo come studiosa e come appunto curatrice del Centro Manoscritti di Pavia. E proprio per questo ci parlerà, indovinate di cosa? Ci parlerà del tema Tra le carte di Paolo Volponi al Centro Manoscritti dell'Università di Pavia. Nicoletta Trotta. Grazie. L'approdo delle carte di Paolo Volponi al Centro Manoscritti dell'Università di Pavia è stato propiziato dal rapporto amicale tra lo scrittore e la filologa Maria Corti, appena ricordata, fondatrice del Fondo Manoscritti presso l'Ateneo Pavese. Ricordo che quest'ultimo è nato proprio dalla lungimirante idea di Maria Corti, che alla fine degli anni 60, per prima in Italia, ha incominciato a raccogliere le carte degli scrittori, dando vita a un singolare archivio degli scartafacci. Ebbene, Paolo Volponi accolse ben presto l'invito della Corti a mandarle qualche cosa per il neonato Fondo Manoscritti, intuendo proprio l'importanza della pionieristica impresa culturale della Corti, impresa che fu ufficialmente riconosciuta nel 1973. Lo testimonia una lettera dello scrittore a Maria Corti, inviata il 10 novembre del 1978. Lettera che accompagna la donazione di un nutrito corpus di manoscritti autografi e che fornisce anche qualche informazione utile al filologo. I brani di Corporale sono quelli scampati al mio disordine di scrittore di complemento e anche ai tempi intermedi piuttosto lunghi tra una fase e l'altra di scrittura. Il manoscritto del pianeta è invece completo in due album ed è accompagnato dalla seconda stesura scritta a macchina e molto ricorretta a mano. Spero che tale materiale possa interessare il tuo istituto e venire accolto dentro i tuoi intelligenti scaffali.
Tra i libri di Maria Corti, conservati al fondo manoscritti, ho rinvenuto nel volume di Volponi, Poesie e Poemetti, 1946-66, la dedica autografa del 15 luglio del 1980. A Maria Corti, maestra e benevolmente amica, il suo Paolo Volponi, compagno assenziente di Alfabeta. Infatti, erano quelli gli anni della frequentazione fra la Corti e Volponi legata alla rivista militante Alfabeta, fondata a Milano l'anno precedente, da Nanni Balestrini. Entrambi facevano parte del comitato di redazione insieme agli altri 8 intellettuali, tra cui Antonio Porta, Umberto Eco, Francesco Leonetti, per citare qualche nome. E qui apro subito una parentesi per dire che il nostro centro manoscritti conserva anche l'archivio di Alfabeta, salvato proprio da Maria Corti, archivio nel quale si conservano tra gli altri materiali anche diversi testi dattiloscritti di Volponi con correzioni autografe. E il suo nome compare molto spesso nei verbali delle sedute di redazione. E mi piace qui citare un passo della premessa di Maria Corti all'antologia di Alfabeta del Bompiani, edizione Bompiani 96, che ci riporta un po' l'atmosfera di quell'impresa. Scriveva la Corti: «Ricordo le prime fervide sedute, non volevamo asservirci ad alcun disegno particolare, ma essere inventori di un disegno nuovo». E ora che l'archivio della rivista è tutto catalogato, si potrà studiare, compresi i verbali delle riunioni di redazione, di cui appunto anche, a cui partecipava anche Volponi, certamente non privi di interesse. Ma tornando alle lettere di Volponi presenti nel fondo Corti, si deduce che il rapporto di viva cordialità con Maria Corti aveva radici più antiche, come attesta una prima lettera dell'11 luglio 1966, nella quale lo scrittore, rivolgendosi alla Corti, dandole ancora del lei, cara signorina, le comunica alcune impressioni sul suo libro Il ballo dei sapienti, che, scrive Volponi, per certi temi, strutture, ambienti, intenzioni, riguarda da vicino un libro che da molti anni ho aperto e non riesco a finire. L'allusione è certamente a Corporale, che ha avuto, come noto, come è stato già ricordato, una lunga gestazione decennale, secondo quanto dichiarato dallo stesso Volponi nell'intervista a Ferretti e poi anche in altre interviste precedenti a Simongini. Nel 67 Volponi affermava che il suo nuovo romanzo, Difficile, per il momento era fermo. Quindi sicuramente l'allusione a Corporale in questa lettera alla Corti. Bene, la prima donazione del 78, come ho ricordato prima, comprende allora tutti i materiali che noi abbiamo a Pavia del Pianeta Irritabile e anche di Corporale. Materiali che furono già censiti nel primo catalogo del Fondo Manoscritti, il catalogo Einaudi del 1982, e che sono poi stati oggetto di tesi di laurea, in particolare sotto la guida della professoressa Clelia Martignoni. Ricordo la tesi di Giorgio Mobili su Pianeta Irritabile, studio filologico, strutturale e linguistico, e quello di Maria Teresa Fiore sull'elaborazione e la struttura di Corporale proprio alla luce delle carte di Pavia. Per le notizie sulle carte di Volponi relative a queste due opere, rimando alla nota ai testi di Clelia Martignoni nell'edizione dei romanzi di Volponi di Emanuele Zinato. Ma poi seguì nel 1991 una seconda donazione da parte di Volponi relativa alle carte di Sipario Ducale e anche ad alcune traduzioni da Bacchilide. Di Sipario Ducale Volponi donò alla Corti la stesura manoscritta vergata su due block notes e un quadernone. E contestualmente fece dono della traduzione di sua mano di due pinici di Bacchilide, il numero 3 e il numero 4. L'epinicio 3, componimento encomiastico dedicato alla terza vittoria olimpica ottenuta nella corsa con la quadriga dal tirano di Siracusa Ierone, era stato tradotto da Volponi proprio nel 1991 per l'antologia dei lirici greci tradotti da poeti italiani contemporanei curata per Bompiani da Vincenzo Guarracino. Mentre il 4, che era dedicato alla terza vittoria pitica ottenuta sempre da Ierone, era rimasto inedito ed è stato oggetto di studio da parte
parte di Cesare Pomarici, che è venuto a studiarlo da noi al Centro Manoscritti e poi ha pubblicato un articolo su queste traduzioni di Volponi nel numero 59 della nostra rivista Autografo, e poi ne ha anche pubblicato, con naturalmente l'autorizzazione di Caterina Volponi, la traduzione inedita nella rivista Eicasmos del numero 29 del 2018. Ma torniamo a Sipario Ducale. Come scriveva Maria Corti nel suo libro Ombre dal fondo, uscito da Einaudi nel 1997 e riedito nel 2022, dedicato alla sua creatura, al fondo Manoscritti, la Corti scriveva: uno sponsor da non dimenticare in quei lontani anni 70 fu il caso, la SAG dei francesi, la TUC dei greci. E posso aggiungere io che ancora in anni più recenti il caso ha continuato a giocare il suo importante ruolo nell'arricchimento del nostro archivio. E nel caso specifico ha fatto sì che arrivassero altre carte di Volponi. Ricordo ancora adesso, proprio molto vivido il ricordo, che nel gennaio del 2019 mi chiamò al telefono Agnese Incisa e mi disse che aveva intenzione di donare al nostro centro alcuni materiali di Volponi di sua proprietà, che le erano stati donati dallo scrittore quando la Incisa lavorava presso la casa editrice Einaudi. E fu così che poco dopo arrivò a Prodò al centro anche quest'ultimo nucleo di carte, una stesura parziale autografa di Sipario Ducale su un quadernone che poi continuava su 32 fogli sciolti, oltre a 4 lettere di Volponi a Giulio Bollati. Ebbene, ho verificato, carte alla mano, che il quadernone donato dalla Incisa attesta proprio la continuazione della stesura autografa del romanzo che Volponi aveva donato alla Corti. Insomma, il quarto blocco contenente l'ultima parte del romanzo che poi continua e termina nei 32 fogli sciolti. Dunque, un inaspettato e felicissimo ricongiungimento delle carte di Sipario Ducale dalla curiosa storia archivistica. Dono gradito anche le 4 lettere di Volponi a Giulio Bollati, interlocutore di Volponi alle Einaudi. Molto interessanti, in particolare le 2 che riguardano l'elaborazione di Sipario Ducale, dove Volponi esprime però anche tutto il suo rammarico per la sorte di Corporale. La breve corrispondenza risale agli anni 70, precisamente 71-78. È sulla seconda missiva, datata 3 settembre 74, che voglio soffermarmi, perché ci apre le porte dell'officina dello scrittore, dandoci anche qualche notizia proprio sull'elaborazione di Sipario Ducale. Volponi scrive la lettera in procinto di partire per Londra e avverte Bollati che a breve Liliana Laporta, la sua segretaria fidatissima, avrebbe avuto pronto il 90% del suo manoscritto e lo prega quindi di recuperarlo e soprattutto di leggerlo. Leggerlo tu e tu solo, e bene, con scrupolo il tuo, magari anche più accanito dal pensiero di avere tempo questa volta di poter dare consigli e di proporre correzioni. E lo avvisa che mancano soltanto 2 capitoli, la fine di non più di 30 pagine. E poi aggiunge, anche se ti piacesse, avremmo tempo di rileggerlo, di rivederlo tutto, struttura e lingua, e magari prepararlo per un'uscita comoda, anche a maggio, giugno o novembre 75. Tu potrai valutare bene ogni cosa. Quindi promette di inviare il finale da Londra, entro un mese o poco più, ti spedirò, magari scritti a mano, gli ultimi 2 capitoli. Tieni presente che quel che ti arriverà dalla porta io l'ho frettolosamente riletto fino a pagina 210, il resto mai. E quindi in questa sede fornisce anche un paio di ipotesi per il titolo. Il romanzo potrebbe intitolarsi Il Manifesto Ducale, oppure Sipario Ducale, o anche come ti sembrerà più opportuno. Magari sceglieremo insieme. Qui ricordo anche che, ecco se si può in questa immagine, che titoli alternativi sono presenti, si è già parlato prima, no, dei titoli alternativi. Ecco, in questo caso sul block notes del pianeta irritabile ci sono notate alcune ipotesi di titoli: il pasto della scimmia, la lingua della scimmia, il sangue della scimmia, il latte della scimmia. Ma torniamo alla lettera Bollati. Lo scrittore passa poi alle raccomandazioni. Dopo averne letto questa stesura, bello brutta, non dire per cortesia nulla a nessuno. E segue poi uno sfogo relativo all'incomprensione toccata al suo precedente romanzo. Corporale, disgraziato, tra parentesi, ha dimostrato che non ho amici da nessuna parte. Praticamente non è stato ammesso al ballo della letteratura.
e continua, però esiste e ogni tanto qualche giovane o irregolare o anche letterato onesto o anche uomo giusto lo incontra. E a questo punto Volpone inserisce un'aggiunta marginale, in un'aggiunta marginale un suggestivo paragone. Io lo amo come un bellissimo figlio sfortunato in amore e soffro per lui. Qui dovrei fare un discorso sulla società italiana e sulla sua cultura che ti risparmio. Sei tu il liquidatore dell'italiano. Poi accenna la causa Einaudi Garzanti auspicando un buon esito e ribadisce che quanto ci tenga il suo precedente romanzo e se appunto verrà risolta la causa a breve vorrebbe poi riportare l'attenzione con un giro di pubblicità su questo romanzo. Nella successiva lettera, ancora da Londra, a distanza di poco più di un mese, il 10 ottobre 1974, lo scrittore confida di trovarsi incerto di fronte agli ultimi due capitoli appena iniziati e sollecita l'opinione di Bollati, più ancora i tuoi consigli, criticamente approfonditi e coraggiosamente propositori, mi serviranno molto. E in questa lettera ancora torna sull'accoglienza di Corporale in polemica con la critica. Ho scritto questo libro, e qui si riferisce al sipario, certe volte polemicamente contro la dura incomprensione opposta a Corporale dalla cosiddetta cultura italiana, a parte diverse notevoli eccezioni. Come per dire, volete la struttura narrativa, il racconto, volete capire subito, non volete studiare ma subito riconoscere e riconoscervi. E mi ha fatto, insomma, ho ritrovato quasi le stesse parole in un'intervista radiofonica dell'84, nel momento in cui l'intervistatore gli chiede se sia da considerare come un'involuzione il sipario ducale dopo i precedenti romanzi che erano molto più sperimentali. E Volpone usa quasi le stesse parole, dice, mi sono appuntata, allora dice, dato che Corporale non avevo ottenuto il successo che meritavo, quantomeno che mi aspettavo, tutti mi rimproveravano che fosse un romanzo difficile, allora immediatamente dopo scrissi Sipario Ducale, come a dire, volete un romanzo tradizionale, un romanzo facile? Tutto strutturato, ecco qua, e quindi ecco, c'è questo parallelismo che mi piaceva ricordare. Ecco, oltre ai materiali giunti grazie alle due donazioni di Volponi e alla recente donazione incisa, nel nostro centro si conservano altre carte dello scrittore, presenti in vari fondi, e questo grazie alla grande idea di Maria Corti di creare un cosiddetto archivio di concentrazione, dove appunto confluiscono fondi di più autori. Quindi ho fatto un censimento delle missive di Volponi presenti al centro, che ci offrono significativi tasselli per ricostruire la rete delle sue relazioni e delle sue amicizie, ma che, come quasi sempre accade, ci forniscono anche informazioni sull'attività dello scrittore. Accenderò qui brevemente alle missive più rilevanti. Le più antiche le ho trovate nel fondo intestato al poeta Luciano Erba, dove si conservano due lettere dei primi anni 50. Nella prima, che è senza data ma è del 1953, Volponi, giovane poeta agli esordi, conosciuto per il Ramarro, è già stato ricordato, ringrazia Erba per aver scelto di pubblicare proprio sul primo numero della rivista che giudica bella, di cui Erba era redattore, Itinerari, che è appunto del 53, due sue poesie che scrive vi fanno bella figura e aggiunge che la pubblicazione gli ha tirato sul morale accasciato per certe disavventure dei primi giorni di maggio e poi scrive che resta in attesa dell'antologia e qua si riferisce all'antologia quarta generazione, la giovane poesia 1945-54 che uscirà l'anno dopo nel 54 a cura di Erba e Piero Chiara per l'editrice Magenta di Varese, antologia che difatti accoglierà 8 sue poesie. Volponi comunica a Erba di essere a Roma ormai fisso da marzo e lamenta il suo isolamento. Non ho amici qui, né vi è un caffè Toffoloni e per il babuino cammina gente che non mi piace. Mi incontro spesso con Bartolini, uomo di grande coraggio, generoso ed esemplare. Sto cercando una casa dove spero di poter riprendere la poesia che ho un po' trascurato. Infine confida all'amico il desiderio di preparare una raccolta per la fine dell'anno. Scrive ordinare, cioè tutte le cose, e la seconda raccolta, l'antica moneta, uscirà appunto nel 55. Al centro conserviamo anche il fondo intestato a Elio Bartolini,
dove ho rinvenuto due missive inviate da Volponi, ma sono missive più tarde, un decennio più tardi rispetto alla lettera appena citata sugli incontri con Bartolini. L'11 maggio del 65 segna la ripresa dei contatti tra Volponi e Bartolini, dopo molti anni. Di lui Volponi non ha più notizie, nemmeno tramite il comune amico Pierpaolo Pasolini. Dopo l'uscita del libro da Rizzoli, e si riferisce alla donna al punto, e del film con la Lollobrigida, e qui allude alla bellezza di Ippolita, uscito nel 62 per la regia di Giancarlo Zagni, tratto dall'omonimo romanzo di Bartolini del 55, Volponi scrive che lo immaginava in un periodo di splendore, ignorando che invece l'amico si fosse ritirato a Codroipo, Udine, a causa di un incidente automobilistico, e qui conferma di aver sempre pensato che la loro amicizia, per quanto poco frequentata, avesse basi sicure e oneste. E dà anche qualche notizia di sé. Fisso a Ivrea, diviso tra l'Olivetti e l'ansia per il nuovo libro, scrive: «Tanto più che sarò coinvolto da tutte le lotte, le congiure, i trabocchetti del premio Strega». E infatti il suo nuovo libro, La macchina mondiale, era in lizza per il premio Strega, che infatti poi vincerà. Nel novero dei suoi amici rientra anche la poetessa Maria Luisa Spaziani, come attesta un mannello di lettere degli anni 60. Presenti al centro. La prima lettera, del 29 agosto 58, riguarda ancora Volponi poeta, il quale ringrazia per la trasmissione sulle sue poesie curate dalla Spaziani. Nel fascicolo, oltre alle lettere, sono presenti anche 6 fogli dattiloscritti di 2 sue poesie in copia carbone. 3 fogli che contengono il poemetto Le catene d'oro, che era stato pubblicato nel 57 nella rivista bolognese Officina con il benestare del maestro amico Pasolini, poemetto che poi confluirà nelle porte dell'Appennino, e Il giorno 9 di febbraio, sempre su 3 fogli in carta carbone. E si tratta molto probabilmente dei testi che furono oggetto della lettura nella citata trasmissione. La Spaziani è anche destinataria delle confidenze dello scrittore, che si sente oberato dal lavoro all'Olivetti. Da Ivrea, l'8 novembre 62, le scrive: «Sto passando un periodo difficile, vorrei scrivere e invece la fabbrica mi ruba tutto il tempo e mi angustia. Non so decidermi a trovare una soluzione radicale e vado avanti con 1000 sotterfugi e quindi 1000 pene». Il disagio legato alla sua condizione di scrittore di complemento, come aveva scritto anche alla Corti nella lettera citata, è un po' un leitmotiv che si ritrova spesso nelle corrispondenze di Volponi e quindi anche in quelle che conserviamo al centro manoscritti. Nel marzo del 58, in una lettera a Bartolini da Ivrea, parla del suo impiego all'Olivetti e definisce il suo un ufficio di vetro, lucente troppo e ronzante elettricità. E qui, ecco, questa immagine la si ritrova anche, l'aveva già usata in una lettera a Pasolini, dove aveva scritto: io lavoro, del 56, sono appena arrivato a Ivrea, io lavoro dentro un ufficio di vetro, quindi la stessa immagine, tra piante insipide che rubano, che sembrano vivere di corrente elettrica. E ancora il redattore di Officina, nel 13 dicembre 1956, che hanno accolto la sua poesia La vita, no, trasmessa da Pierpaolo Pasolini, scrive: «La vostra cartolina mi reca conforto fra queste nebbie nemiche di Ivrea, dove fatico a sistemarmi». E in una lettera a Leonetti di qualche anno dopo, il 1 febbraio 61, scrive: «Ho nostalgia acutissima per qualsiasi altro luogo che questo, industriale, che mi affatica». Così come nel 66 si lamenta con la Spaziani dei grossi impegni di lavoro all'Olivetti che ostacolano la preparazione di un suo intervento al Circolo della Stampa di Torino sulle poesie della Spaziani, era uscito Utilità della memoria quell'anno. In questa missiva getta anche un po' di luce sull'uomo Volponi, dove lo scrittore denuncia una propria debolezza e scrive: «Mi propone un compito molto difficile, infatti sono molto imbarazzato a parlare in pubblico e non riesco a mantenere il controllo sufficiente ad esprimermi con chiarezza». E a proposito della diffidenza sulle proprie qualità oratorie, mi viene in mente una lettera che conserviamo al centro di un altro illustre autore, Italo Svevo, conservata appunto nelle nostre casseforti. Nel 1926 Ettore Schmitz, compiaciuto dell'invito di Enzo Ferrieri a tenere una conferenza al Circolo del Convegno, risponde: «Faccio meglio di restare nell'ombra».
perdonatemi questa piccola digressione, ma insomma mi è venuto in mente quando ho letto che anche Volponi preferiva rimanere nell'ombra, aveva questa così difficoltà o quantomeno reticenza a parlare in pubblico. Anche nella corrispondenza con Mario Pomiglio, cui Volponi si sente legato da una cordiale amicizia, emerge il motivo della difficoltà di conciliare il lavoro d'ufficio con quello dello scrittore. Il 9 aprile 1973, ringraziando Pomiglio per l'articolo sui suoi libri che ha letto con piacere, trovandolo molto acuto e ricco di considerazioni profonde, ci tiene a rimarcare che non gli sta scrivendo come un atto di cortesia, perché appunto è uscita una recensione dei suoi libri, ma spinto dalla soddisfazione di un'intesa intellettuale, intesa che costituisce anche un incoraggiamento per lo scrittore che scrive la stessa intesa. Mi spinge anche a impegnarmi di più nel romanzo che da troppi anni trascino da un ufficio all'altro, e il romanzo cui allude deve essere ancora una volta corporale. Mentre l'articolo di Pomiglio a cui si riferisce è quello che è uscito sul Mattino pochi giorni prima, il 3 aprile 1973. La ristampa Garzanti della Macchina Mondiale offrì a Pomiglio l'occasione per una ripresa di discorso intorno allo scrittore a partire da Memoriale, che, dice Pomiglio, fu salutato nel 62 come un avvenimento e segna, sempre parole di Pomiglio, una data stabile nella nostra recente narrativa. Ho nominato prima Francesco Leonetti, suo coetaneo, protagonista del dibattito culturale fin dai tempi della rivista Officina, l'amico di una vita, con il quale Volponi firma, come note, il suo ultimo libro, Il leone e la volpe, uscito da Einaudi nel 95, quindi dopo la morte di Volponi, ma già consegnato alla casa editrice, perché Leonetti e Volponi cominciarono a lavorarci già verso la fine del 92 tra Milano e Urbino. Ecco, devo dirvi che anche il Fondo Leonetti è da noi al Centro Manoscritti, e tra le ricche corrispondenze conservate al suo interno ho trovato, come era facile ipotizzare, anche alcune lettere di Volponi, una decina di unità epistolari che testimoniano un rapporto solido con Leonetti, particolarmente stimolante per Volponi, tanto che in un'intervista a cura di Elena Marongiu Volponi ha affermato: «Direi che il mio lavoro letterario è tutto segnato dall'esperienza e dalla scuola che ho avuto da Officina». Non solo quindi un'amicizia, ma davvero un'intesa intellettuale molto proficua, come attesta anche la lettera del 3 giugno del 60 da Ivrea, che recita nell'incipit: «Caro Leonetti, avrei voluto restare di più in tua compagnia a Milano per ritrovare la nostra amicizia che mi è molto cara e per avere la sollecitazione della tua vivacità e delle tue idee». Reciprocamente anche per Leonetti quello con Volponi è stato un legame amicale particolarmente importante. Nel volumetto La vita e gli amici in pezzi, edito da Mani nel 92, Leonetti ricorda: «Attraverso momenti staccati, un rapporto continuo, fondamentale, ho avuto e ancora ho con Volponi. Ci scambiamo ogni tanto frasi brevi e chiarissime. La sua stima mi rinforza, ammiro la sua carica. Ci siamo scambiati valigette di carte da riguardare». In uno di questi momenti staccati, come li chiama Leonetti, il 21 ottobre 57, Volponi si rivolge per lettera all'amico con nostalgia: «Vorrei essere con te seduto nelle belle terrazze del circolo del tennis, o come a Roma, o a Frascati, tutti insieme, travolti dal vento, dai risentimenti e dalla poesia». In questa missiva Volponi poi comunica di aver quasi finito in più di 400 versi la poesia sulla paura in funivia, estesa alla paura di vivere, che tra l'altro poi più avanti dice: «Ora va scaldata e battuta riga per riga». E continua: «La sottoporrò a Pasolini, che è il mio allenatore. Per tutto questo rubacchio il tempo in ufficio, ma per fortuna ancora per poco. Invidio il tuo coraggio, il tuo lavoro a tempo pieno, vuol dire che tu sei più bravo». E sarà proprio Leonetti, sulle pagine di Officina, nel numero 1 della nuova serie del 59, a recensire, nella nota per Volponi, il poemetto La paura, uscito nel numero 34 di Nuovi argomenti. Ed ecco allora che il 3 aprile del 59 Volponi ringrazia l'amico per questa nota, definendola più che esatta. E l'anno dopo, quando viene ripubblicata la poesia nelle Porte dell'Appennino, sarà presente la dedica agli amici Leonetti, Pasolini, Roversi, cioè i redattori di Officina.
In questa lettera dell'aprile 59 Volponi inoltre comunica all'amico di aver iniziato una poesia sui contadini, per quello che solo dalle mie parti, scrive, sofferenti e ancora soggetti agli affetti e alla magia, nonché alla divinità delle stagioni. E qui allude al saggio in versi Appennino Contadino, che prima di essere pubblicato nelle porte dell'Appennino fu anticipato sul Menabò di Elio Vittorini e Italo Calvino nel numero 2 del 60. Numero che tra l'altro comprende anche la commedia in versi dell'amico Leonetti, il malpensante. Bene, Leonetti torna a occuparsi della poesia di Volponi, che il 16 febbraio 61 in una lettera lo ringrazia per la cortesia di avergli voluto mandare in lettura il pezzo per paragone, prima di inviarlo alla rivista, e si riferisce alla recensione proprio alle porte dell'Appennino che uscirà sul numero 136 di Paragone. Recensione di cui Volponi condivide alcune osservazioni, come quella sul ritmo melodico rassegnatamente, mentre di altre osservazioni dell'amico di Leonetti, appunto, è meno convinto. E scrive Volponi: quando non vuoi tener conto che l'unica partecipazione possibile può avvenire oggi su un piano naturale e non critico, se voglio fare un'opera di recupero e promozione culturale, altrimenti sarei un politico e per giunta assai attivo. Ma forse io che sono marxista in fabbrica non riesco a esserlo in campagna, proprio per la cecità che mi danno la bellezza naturale e le nostalgie. Ebbene, mi piace concludere questo mio intervento con una riflessione che mi è stata suggerita dalle parole di Volponi scritte a Leonetti nella lettera del 3 aprile 59 che ho citato poco fa, nella quale Volponi, riferendosi a Carlo Bo, nominato da Leonetti in questa nota, ribadisce che si considera il primo dei suoi alunni e che la sua presenza a Urbino è salutare. Quindi credo che Volponi sarebbe felice di sapere che le sue carte oggi sono, oltre che a Pavia, alla Fondazione Bo di Urbino. Grazie. Grazie. Grazie solo Nicoletta. Tre immagini che avevo anche. Ecco, ah, questa sì è una. Io non le vedo. Se vai al microfono. Sì, sì, sì. Ecco, una pagina del manoscritto del Pianeta Irritabile, del Blocco, e poi questo è del Sipario Ducale. E qua abbiamo invece la copertina con appunti manoscritti di Corporale. E quella pagina anche dopo è sempre di Corporale, ecco, qualche così esempio. Grazie. No, stavo dicendo grazie Nicoletta perché ci hai dato un sacco di materiale, di idee, di suggestioni, molte che fanno gongolare anche un filologo classico come me, e quindi iniziavo a sentirmi un po' pesce fuor d'acqua, qui invece adesso mi avete ributtato in acqua con queste cose, queste incursioni volponiane nell'antico. La connection virtuosa con Pavia però non finisce qui, perché Nicoletta ci ha portato all'archivio pavese, però la prossima settimana, se volete farvi una passeggiata a Pavese, il 15 e il 16 febbraio, avremo un altro convegno che si chiama Le difficoltà del romanzo, rileggere Paolo Volponi, accoppiato con una mostra interessantissima che discende da alcune cose che Nicoletta ha detto adesso, che si chiama Verticale del 1924. Il 1924 è stato un anno aureo per la cultura italiana, perché la mostra sarà Industria, Scienza, Letteratura e raccoglierà Volponi, Ottieri, Leonetti, Giuliani nelle carte del Centro Manoscritti dell'Università di Pavia, perché tutti questi sono nati nel 1924. Quindi appuntamento a Pavia la prossima settimana. Adesso, prima di dare la parola all'ultimo
illustre oratore, vorrei ancora ringraziare qualcuno, ho centellinato i ringraziamenti perché così ce li ricordiamo di più. Vorrei ringraziare un tandem che ha agito nell'ombra, ma poi nemmeno tanto, in modo nemmeno tanto umbratile, cioè Milena Scaramucci e Enrica Vetterani, che hanno curato la comunicazione di tutta questa manifestazione. Queste sono tutte persone senza le quali nulla di quello che sta accadendo sarebbe accaduto. Quindi grazie a loro, come grazie a tutti quelli che hanno lavorato. Nicoletta chiudeva unendo le persone di Bo e di Volponi, e continuiamo su questo tema chiamando al pulpito Salvatore Ritrovato. Io ve lo presento lo stesso, io quando presento, è capitato qualche volta di presentare Salvatore Ritrovato, gliel'ho detto, mi sembra di presentare mio fratello perché ci conosciamo dal Giurassico, e quindi, però vabbè, Salvatore Ritrovato è nostro docente di letteratura italiana contemporanea, ha scritto tantissimo, curato tantissimo, non sto a rileggere tutto, se no ci mettiamo 2 ore, però una cosa la voglio dire, che insieme a Sara Serenelli ha curato per la Bianca Einaudi le poesie giovanili di Volponi. E questa volta parliamo di carte di Volponi con lui, ma non quelle carte, le carte contenute nel fondo Volponi, però le carte contenute in un altro prezioso scrigno della Fondazione Bo, le carte inedite contenute nell'archivio di Carlo Bo, che sta appunto nella Fondazione, e che contengono anche alcune lettere di Volponi a Bo, di cui ci parlerà Salvatore. A te la parola. Grazie. Sì, parlerò di questo, parlerò ovviamente, ricostruirò il rapporto tra Bo e Volponi anche attraverso gli interventi critici, diversi interventi critici che Bo ha dedicato a Volponi praticamente dalla prima, ecco, da presentazione di a Ramarro fino alle ultime recensioni, se si può dire. Poi a un certo punto sospenderò, devo un po' tagliare, no? Fino al giudizio finale che Vergò Volponi per il premio Raffaello nel 93. Mi fermo un po' prima, mi fermo all'89 con la recensione alle Mosche del Capitale. Quando avevo immaginato questa relazione, in verità io pensavo di essere a Palazzo Passionei, quindi quando dirò in questo palazzo voi immaginate di essere a Palazzo Passionei, perché è lì l'incontro che avviene. Leggerò perché... ma sì, ma infatti alla fine io mi sono trovato qui, ma è una cosa di quelle... Bene, provo a leggere, che credo di stare sui 25 minuti leggendo. Ricostruire attraverso prefazioni, recensioni, interventi critici, conversazioni pubbliche e poi lettere, cartoline, biglietti augurali, eccetera, il rapporto intercorso fra Carlo Bo e Paolo Volponi non è solo rendere un omaggio a due illustri figure della nostra letteratura che hanno avuto la fortuna di incontrarsi e di conoscersi. Bo e Volponi si ritrovano qui, in questo palazzo, cioè Palazzo Passionei, riuniti a molti anni dalla loro morte, con le loro carte e i loro documenti, e intrecciano i loro nomi su tanti libri che li ricordano e ne parlano, compresi quelli dedicati dallo scrittore al critico e quelli in cui il critico segue passo passo il percorso dello scrittore, magari fermando i suoi appunti sull'antiporta di un romanzo. Lo spazio fisico di una biblioteca è anche quello mentale del nostro immaginario, e ci invita con calma e raccoglimento a rimettere in fila le tracce utili per entrare in una camera tutta da arredare, in cui potremo ricomporre le linee essenziali del rapporto fra Bo e Volponi. Se occorre fissare subito una data d'inizio, questa è il 1948, anno dell'esordio di Volponi con il Ramarro prefato da Carlo Bo. Ma il 1948 è già un punto d'arrivo, come è noto, già che Volponi non porta le sue poesie già selezionate all'ancora giovane critico e rettore, in fondo Bo venne eletto l'8 marzo del 47 a 36 anni, per chiedergli a freddo 2 paginette introduttive. L'intesa con Bo, appena velata dalle prime preoccupate parole della prefazione, parole di Bo, quante sono le strade della poesia, una risposta non è possibile, matura nel corso degli studi universitari in legge, quando il ventenne Paolo sottopone i suoi versi a Bo per discuterli e avere una guida nella scelta.
In termini moderni, Bo non fu solo un prefatore, ma anche un editor del primo libro di Volponi. Con lieta sorpresa accoglie nel giovane Paolo, allora come nel coetaneo Tonino Guerra, che esordì nel 1946 con Iskara Boc, appartato nell'angolo di una provincia avvilita dalla recente guerra, un lettore attento, sì, della poesia sua contemporanea, ma della sua corrente lirica maggioritaria, nota come ermetismo, ma anche originale, in quanto ammette, parole di Bo, interferenze di altre voci, sempre in questa prefazione. Quali siano le altre voci, Bo non lo precisa. Gli corre perciò mettere in guardia il lettore. C'è nella poesia di Volponi una forza, un segno di violenza naturale, che nessuno potrebbe trascurare a cuor leggero. Mi sembra non convenga sottovalutare un'esperienza così libera e nello stesso tempo così puntualmente giustificata. Certamente il gesto più evidente della sua voce è determinato dalla forza, dalla libertà, lo sottolineo, del suo atteggiamento. Però si badi, continua Bo, non si tratta di un'ambizione esteriore, ma di un dato legato alla pronuncia stessa dell'anima. Oggi possiamo dire con sicurezza che Il Ramarro è una raccolta nata da un'attenta selezione di testi che ci consegnano un nuovo poeta alla ricerca di una sua strada oltre l'ermetismo, ben salda su letture classiche, a cominciare dai lirici greci, in dialogo con altre vie della poesia europea, come quella spagnola e surrealismo, note anche grazie all'intensa attività di saggista e traduttore di Bo. Quello che Bo lascia emergere nel suo consueto stile, denso e allusivo, è il fatto che la voce di Volponi sia autentica, cioè, parole di Bo, un dato legato alla pronuncia stessa dell'anima e soprattutto alla sua libertà. Continua infatti nella prefazione. Che cosa potrà diventare la poesia di Volponi nell'ambito di questa forza libera? Anche questa è una risposta troppo difficile, ma senza voler essere profeti si può dire tranquillamente che una deviazione sembra impossibile. Approfondire in libertà questo suo duro e a volte informe verbo. Ora, non può passare inosservata la ripetizione della parola libertà nei due passi contigui ora citati. È evidente che Bo sente qualcosa di affatto nuovo in quel, ancora parole di Bo, duro e a volte informe verbo. Una tensione allo sperimentare che si sta aprendo una breccia nell'involucro che comodamente definiremmo post-ermetico della raccolta dei sordi e che Volponi, seguendo i consigli e suggerimenti del suo mentore, ha composto, lasciando da parte i testi, oggi in parte qualcosa leggibile fra le poesie giovanili, più eslegi. Né consapevole Volponi, quando scrive in una lettera a Bo del 17 febbraio del 52, che la sua poesia ha qualcosa di irriducibilmente differente, scrive Volponi. Ancora credo, siamo nel 52, ancora credo nella mia poesia, magari limitatissima, che però si scoraggia di fronte alle ricercate bravure, agli accenti portati avanti con esattissime sospensioni. È uno spiraglio che andrà negli anni approfondendosi a contatto con altri paradigmi poetici e letterari, a cominciare da quello appreso nell'officina di Pasolini, conosciuto in occasione del premio Carducci, che porterà Volponi al primo importante passaggio, come si evince nelle porte dell'Appennino, verso una dimensione di consapevole apertura a un'età della vita e a una civiltà che tramontano insieme la giovinezza da un lato, la società contadina dall'altro. Ora, venendo al materiale in nostro possesso, salvo un breve accenno all'antica moneta sull'europeo, 28 agosto del 55, Bo tornerà ad occuparsi criticamente di Volponi con i romanzi memoriali, in particolare La macchina mondiale, ma è significativo, siamo quindi negli anni 60 già, che gli anni 50, vedano il gruppo più nutrito di lettere che oggi possiamo leggere negli archivi urbinati della Fondazione Bo. Su 39 lettere di Volponi a Bo, ben 25 sono scritte fra il 1950 e il 59, 10 fra il 61 e il 65, 4 fra il 73 e l'89. Senza dubbio la frequentazione fra i due a un certo punto prende anche altre strade di comunicazione, diciamo così, telematica. Ad ogni modo meritano di essere rimarcate le affettuose missive che Volponi invia a Bo a partire dalla prima lettera conservata del 22 giugno del 50 da Roma, per informarlo delle sue esperienze di lavoro e avventure sentimentali, dei suoi piccoli e grandi problemi. In una lettera da Ortona del 15 marzo del 51 riferisce di essersi rotto una gamba, per esempio, delle sue nuove amicizie come quelle fatte a Roma, Bartolini innanzitutto, ma anche Bertolucci, che porta Volponi su Paragone, e poi Caproni, Bassani e quindi Betocchi, che segue l'antica moneta in uscita per Vallecchi, di cui ci parlerà domani Annalisa Giulietti.
dei paesaggi e delle donne e finalmente del lavoro, di cui Volpori non esita a denunciare gli aspetti più opprimenti, come leggiamo già in una lettera del 3 aprile del 59. Se all'uscita, salto la citazione di questa lettera, vado avanti. Se all'uscita delle porte dell'Appennino, che giunge ormai come un frutto maturo al termine dell'esperienza di officina, Pasolini tanto è approdato ad altri temi e si è lanciato nella sperimentazione del linguaggio cinematografico, dopo la morte improvvisa di Olivetti, Volponi sente una sua insoddisfazione, nonostante il premio Viareggio, e ha l'impressione che la stima di Bo si sia raffreddata. Si vedano le lettere del 31 ottobre del 60 e del 5 gennaio del 61, dove dice: «Speravo che lei parlasse del mio libro per averne una luce». Finalmente però Memoriale rimette in moto il legame con il critico, il quale ne parla in un dibattito pubblico a Milano, nella Casa della Cultura, con Guido Piovene e l'autore stesso, all'indomani dell'uscita del romanzo, e di cui resta un sommario resoconto su un giornale che si chiama Stasera, 17 aprile 62. Nel riposizionare il suo punto di vista su Volponi, Bo tiene a rimarcare però due aspetti congruenti con quanto fino a quel momento il poeta aveva già mostrato di saper raccontare in versi, e in tal senso recupera il fil rouge, un po' insabbiato, dei poemetti delle porte dell'Appennino. Il primo aspetto è che l'alienazione di cui parla Volponi nel romanzo, ad avviso del critico, non è riducibile semplicemente a quella della fabbrica, ma deve essere estesa ad ogni ambito di lavoro, che tende ormai a reprimere la libertà dell'uomo di realizzarsi con tutte le sue idee intatte, queste sono parole di Bo, con tutte le sue idee intatte, senza dover rinunciare a nessuna delle sue convinzioni, chiusa citazione. Il secondo aspetto è ancora più interessante perché ci mette nel dibattito della posizione, che oggi si direbbe postumana, di Volponi nei confronti delle innovazioni tecnologiche e protoinformatiche che caratterizzano il neocapitalismo industriale, se ne parlava anche prima. Ad avviso di Bo, che allora non poteva ancora intravedere le conseguenze di tali novità, il romanzo porta alla luce il tema centrale, parola di Bo, tema centrale dello scrittore, ossia, aperte virgolette, restare uomini, diventare uomini. Dunque, l'opera di Volponi, quale si sta profilando, è un'affermazione della primazia del modello umanistico. Il tema del lavoro non è aggirabile, ma non basta. Per chi volesse guardare oltre il lavoro, sia pure riduttivamente inteso nella sua dimensione salariale, è necessario ricordare che l'industria non è necessariamente un mostro, ancora parola di Volponi, scusate, di Bo. Si sente la lezione indimenticata di Olivetti, ma si presenta altresì il passo successivo compiuto con la macchina mondiale. Qui sono già alla slide 3, possibile? Ne sono andato avanti senza accorgermi, scusate. Sì, ecco qui, entriamo nella macchina mondiale. Vado veloce. Come si sente la lezione indimenticata di Olivetti, ma si presenta altresì il passo successivo, compiuto con la macchina mondiale, in direzione di una teoria della possibilità di salvare l'umano proprio grazie alle nuove frontiere di integrazione del sapere che lo sviluppo della cibernetica consente e fa presagire di fronte alla trionfante modernizzazione tecnico-scientifica della società. È una visione utopistica, ovviamente, che mette l'uomo persino nella sua versione più fragile e disgraziata, avrebbe chiosato Piovene, intervenuto dopo Bo nella discussione, quale quella del povero Saluggia. Al centro di una società che allontana l'uomo dalla terra e lo chiama a lavorare in fabbrica o in ufficio, la recensione di Bo al nuovo romanzo di Volponi è un caloroso riepilogo di quasi 20 anni di letture volponiane. A partire dalle prime poesie, per cui Bo confessa aveva intravisto un futuro più ristretto, bloccato, parole di Bo, in giochi di fantasia e di memoria, adagiato entro il perimetro, parole di Bo, particolare, di una particolare geografia sentimentale, fino alla svolta di Memoriale, che esprimeva una visione del mondo straordinariamente arricchita, ancora parole di Bo, una prova di forza intellettuale, che riusciva a scorgere dietro la pur nobile nostalgia della terra natia, parole di Bo, nozioni nuove e molto più importanti, in grado di restituire uno sguardo più profondo. Con la macchina mondiale, insomma, Bo coglie in Volponi, al di là delle sempre più frequenti insofferenze nei confronti del mondo servile, dell'industria, servile, parola di Bo sempre, dell'industria di cui egli faceva parte, un movimento più ampio,
di apertura verso tutto ciò che consente un vero rinnovamento delle strutture della nostra civiltà. Non è un saggio dunque, ma il racconto di un uomo semplice che viene dalla provincia contadina, dalla periferia di un occidente orgoglioso del suo primato e vuole cambiare il modo di vedere il mondo. Uno, ancora parole di Bo, spirito anarchico, che non ha tessere di partito né religiose, trascende anche le solite classificazioni sociali e però insegue un'altra lezione delle cose e profetizza una macchina mondiale che detronizza l'uomo rendendolo più responsabile nel decidere e nell'agire. In tal senso spera, nell'avvento di una nuova famiglia umana. Se l'ispirazione del libro sta nel confronto con la prospettiva di una modernizzazione tecnico-scientifica della società, la speranza che il libro esprime è che il cambiamento non diventi mai regola, istituto, che non sia materia per la macchina degli insabbiamenti e delle rinunce. Volponi ringrazierà con una sentita lettera da Ivrea del 19 maggio 65. Questo dovrebbe essere lo slide 4, che faccio vedere, è esposta anche nella prima teca. Mi interessa un passo, ecco, il suo articolo mi aiuta perché vi ritrovo la stessa magnanimità e la stessa attenzione che lei ebbe per me negli anni dal 47 al 50 e che ritrovo ancora più preziose dopo un periodo lungo durante il quale mi parve di non essere più accompagnato da questi suoi sentimenti. Mi aiuta anche per il giudizio sui miei ultimi libri e soprattutto sulla mia maturità, cioè sulla mia liberazione da urbino in senso attivo e quindi nel rispetto di tutta la forza, la salute e la bellezza della nostra città. A questo punto si apre uno iato temporale nel rapporto fra Bo e Volponi, almeno per quanto ci è dato ricostruire dei documenti a disposizione, che riflette in qualche misura anche la distanza d'anni che separa la pubblicazione della Macchina Mondiale da quella di Corporale. Per uno scrittore che non scrive per professione, sono parole di Bo nella sua recensione al volume dal titolo dilemmatico «Chi vince tra Volponi e Volponi?», la slide 5, ebbene, ma perché obbedisce a un'urgenza del dire, chi non scrive quindi per professione, ma perché obbedisce a un'urgenza del dire, Corporale non è semplicemente un esperimento, ma un punto di arrivo e nel contempo di ripartenza. La scommessa a cui giunge Volponi dopo molti anni di strenuo e accanito lavoro è alta e il risultato, osserva Bo, è una confessione indiretta, generale, qualcosa che sta tra il romanzo e il poema e partecipa dell'invenzione poetica e insieme della suggestione filosofica. Ma è quel che disorienta la critica, lascia perplessi gli amici, forse allontana i lettori, i quali premiano la storia di Elsa Morante, uscita lo stesso anno del romanzo di Volponi. Ancora una volta Bo vi riconosce, nel romanzo, una sfida tra due spinte, dice lui, le chiama così, senza riuscire a trovare una sintesi nell'autore, il quale resta vittima, dice Bo, del suo stesso travaglio e tuttavia ne valorizza, ancora Bo, quella parte di responsabilità immediata che sottende una ricerca sulla natura della verità. Onde trovarle una sede. Ma quale sede? La verità era in ciò che corrispondeva al simbolo di Urbino oppure la si faceva altrove e altrove andava scrutata? Si chiede Bo. Non per nulla, conclude Bo, la parte di maggiore resa di Corporale è proprio quella che si muove nella luce di Urbino, le cose forse più belle che Volponi abbia mai scritto. Siamo giunti a un punto nodale del rapporto fra il critico e lo scrittore. Bo continuerà a seguire Volponi anche per il sipario ducale, il lanciatore di giavellotto, contesto a fronte, le mosche del capitale, tenendo presente questa dicotomia veritativa dell'opera di Volponi. Da una parte il suo legame fisico, indissolubile, con un paesaggio, con una terra e un entroterra, con un orizzonte umano, nel quale si inscrivono le istanze fondanti della sua poesia, dall'altra il suo sguardo sempre più inquieto e preoccupato nei confronti di un sistema nel quale all'inizio lo scrittore aveva creduto, ma che si sarebbe rivelato come una gigantesca macchina manipolatoria omologante, retta sui principi di un capitalismo disumano, comunque antiumano. Ciò a cui ogni nostro desiderio, progetto, sogno sembra ricondurci appare sempre più lontano, salvo non accertarsi che la via d'uscita non è la fuga, ma una strada in salita e non priva di ostacoli, verso una letteratura intesa a raggiungere la dimensione politica dell'esistenza,
che tenta di coniugare il solipsismo crucciato, sofferente di molti suoi personaggi con la necessità di un incontro-scontro con la polis e le sue strutture comunitarie e sociali. Al fondo di tutto questo, il primo antico lettore del Ramarro, il Bo, che alla fine degli anni 40 sente di essersi messo alle spalle la stagione ermetica e guarda con curiosità e interesse, non senza perplessità, alle nuove piste della poesia, non cesserà mai di mettere in evidenza, in sipario ducale soprattutto, nell'opera di Volponi, ciò che lo ancora alle sue prime radici poetiche, declinate su un registro più brusco e asseverativo, nonché tormentato, anzi drammatico, radici che continuano ad accendere versi e pagine del nuovo scrittore, in particolare del romanziere. Andiamo alla slide 6, siamo al sipario ducale. Ecco. E a un certo punto scrive in questa due storie parallele, scrive, non è nel sipario ducale questo? Sì, perfetto. Il successo toccato al narratore ha in qualche modo appannato e fatto dimenticare, scrive Bo, fatto dimenticare la natura e la qualità del poeta. Eppure, se i suoi romanzi tengono, se corrispondono alle sottili argomentazioni positive dei suoi critici, lo devono ancora alla poesia, al vigore delle ragioni poetiche che superano di molto l'architettura spesso incerta e arbitraria dei suoi racconti e compensano la mancanza dell'arte del comporre, secondo la lezione dei grandi narratori del secolo scorso. Ma c'è di più. La stessa carica morale e civile, oggi dichiaratamente politica, delle sue storie, ha una precisa derivazione poetica. Queste sono le parole di Bo. In che misura dunque riesca sempre a risolvere compiutamente questa intima contraddizione della scrittura volponiana? Ora, non è questo il momento per me per risolvere questo problema. Bo si sofferma, cerchiamo di seguire il discorso di Bo, Bo si sofferma alle soglie di tale dubbio, ne constata le diverse altalenanti riuscite, salutando la capacità dello scrittore Urbinate di tenersi, quando vuole, un passo indietro rispetto ai suoi personaggi, per lasciarli vivere in un mondo in cui pietà e minaccia sono i due lati della stessa moneta. Basti sottolineare lo spirito anarchicheggiante di Volponi, dice Bo, che gli viene in primis dalle sue origini, dalla sua terra, dalla sua prima educazione, da un fondo bene accertabile di autonomia, e torna ancora a questo discorso, di autonomia libertaria, e subito dopo dalla consapevolezza poetica, da quella sua felice facoltà di trasferire tutto, o quasi tutto, sul terreno dell'invenzione, non calcolata né calcolabile. Se il sipario ducale fuga le malcelate perplessità sulla vicenda di Gerolamo Aspri, il Lenciatore di Giavellotto non è che la conferma del teorema critico di Bo, che annota come il cuore di Volponi, ovvero la parte migliore del suo cuore, questa ancora Bo, sia rimasta sotto il cielo di Urbino. Al silenzio con cui accoglie il pianeta irritabile, Bo accoglie sia il pianeta irritabile, segue la bella recensione del Lanciatore di Giavellotto, romanzo nel quale l'intensità di un canto disperato, dice Bo, prende vita in un drammatico equilibrio di voci che, pur scontrandosi fra loro, si ricompongono in un quadro che evita, da un lato, il bozzettismo minimalista di una cronaca di provincia e dall'altro scansa eccedenze strutturali che volgono a un ostico iperrealismo linguistico, dischiudendosi invece in un, parola di Bo, in un sogno d'impeto fatale dove la passione non ha altro premio che la morte. Può apparire singolare, pertanto, che il romanzo più Urbinate di Volponi, La strada per Roma, non abbia ricevuto una recensione da parte di Bo, cui pure non erano sfuggiti né contesto a fronte né le mosche del capitale. Slide 7. È la recensione, grazie Marcella. Eccoli, Paolo Volponi Notturno. Dunque, grande successo di pubblico e di critica, l'ultimo romanzo di Volponi avrebbe concluso il percorso critico di Bo, confermandone l'impianto fin qui argomentato, e invece non lo recensì. Ma Bo non cessa di misurarsi, invece, con il limite di un'opera che cresce dipanandosi su frontiere poeticamente impervie, tanto lontane ormai dal felice lido post-lirico dell'esordio, e tuttavia ripropone alcune costanti inderogabili al suo alimentarsi, a cominciare da quella, parola di Bo, eterna spinta all'invocazione poetica, che fa di Volponi, spiega ancora Bo, nato come poeta, in fondo sempre rimasto tale, anche laddove si sottoponeva a uno sforzo di costruzione e a delle forme di rappresentazione composta. Sono parole appunto di Bo in questa recensione.
Senza dubbio l'antico rettore di Volponi ritroverà, rimarcato però in un contesto non più lirico, ma come dilaniato in un verso diluitosi nel rigo e ribattuto, la luce e la voce dell'Appennino che costituiscono la vera patria di Volponi. Qua e là sprazzi di una liricità intensa, ma tutt'altro che pacificata. Il dato però più interessante del nuovo libro, e che Bo sottolinea per incoraggiare un lettore abituato a sentieri meno irti, è che contesto a fronte è una sorta di diario, questa è una definizione di Bo, una sorta di diario incompleto. Nello stesso tempo essenziale, parola di Bo, è mutilo, totale e mancante. Come se l'autore avesse rinunciato a scegliere quali testi entrano nel progetto delle raccolte e avesse a poco accumulato in un libro, senza suddivisioni, senza centro dal quale partire o al quale approdare per poter comprendere il disegno, in uno spazio virtuale pronto ad accogliere la campagna e la fabbrica, il disordine naturale, l'ordine industriale, i viaggi, i paesaggi e così via. E alla fine si può dire che non è una poesia inerte, e che queste parole di Bo sono, non è una poesia inerte che ci viene offerta per essere valutata con i canoni delle normali retoriche, è una poesia che nello stesso tempo tende a restituirci la vita così com'è e la vita come dovrebbe essere. Insomma, il frutto di un profondo mugugno interiore che in certi momenti si trasforma in invettive e perfino in offesa. Forse stupisce leggere in questo paesaggio i due poli essenziali della prima riflessione critica di Bo in merito alla dialettica fondativa che è nell'equazione letteratura come vita. Contesto a fronte gli permette di leggere la distanza fra gli anni in cui quel valore resistenziale, insofferente a ogni retorica di regime, vedeva la luce e quel che la poesia, smarrita sotto i riflettori di un'editoria da salone e da vetrina, sembra ancora cercare di promettere. Non a caso Volponi, in un'occasione solenne come la premiazione del Mondello, avrebbe spiegato, questo si trova il video, avrebbe spiegato il significato del titolo del libro, glielo chiede, pensate, Pippo Baudo, che traduce la giornata, dice il titolo del libro, la giornata di un uomo, i testi, sono parole di Volponi, articoli, avvisi, ordinanze, verbali, notizie, che l'avvolgono, spesso scritti da altri, magari imposti, ragion per cui essi vanno letti, compresi, tradotti, emendati, corretti e così via, fino a diventare qualcosa di personale, realizzando una letteratura che distilla dalla vita non in termini estetizzanti, ma etici, politici. È un diario, dunque, non calcolato né calcolabile, ma urgente e necessario. Solo pochi mesi dopo la recensione della nuova raccolta volponiana, sulle stesse pagine del Corriere della Sera, Bo si domanda, con una franchezza pari alla disarmante apprensione per il caos ormai alle porte, siamo alla slide 8, l'ultima, ebbene, si domanda, in questo articolo che ha un titolo «Ma dove va la poesia?», siamo l'11 marzo 87, se è vero che la poesia non è più spinta da una ricerca comune, parole di Bo, e non si pone più come una religione, ancora tra virgolette, è pur vero che, Bo, ognuno procede per conto proprio e si preferisce gettare sul tavolo i dadi liberamente. Una libertà, torniamo a questo termine, da correnti e modelli di scuole, solo apparente però, in quanto le voci dei poeti appaiono sempre meno distinguibili. Anzi, finiscono per concordare, lasciando disorientati critici e lettori. A tramonto della sua parabola di critico, Bo si interroga su cosa avverrà dopo le ultime sicure personalità poetiche di Zanzotto, Porta, Testori e ovviamente Volponi, animati da una ricerca sperimentale che traduce una ricerca interiore e non risponde a una moda né si allinea a una maniera. È sempre più arduo ricostruire gli ultimi segmenti della lunga fedeltà che lega Bo a Volponi. Di là dagli scarni contatti epistolari, Bo e Volponi si ritrovano su un fronte che li accomuna, pure da posizioni politiche differenti, nella preoccupazione verso Urbino. Urbino da riqualificare sia sul piano urbanistico sia su quello delle infrastrutture, in armonia con le crescenti esigenze di un Ateneo che fra gli anni 80 e 90 raggiunge l'apice di immatricolazioni. Ne fanno fede la battaglia per il mantenimento e il miglioramento dell'antica linea ferroviaria, che oggi non c'è più, nonché l'ipotesi di aprire nuove facoltà come agraria e architettura, che non sono state mai aperte. Ma l'ultimo importante episodio del loro sodalizio letterario è nella recensione che Bo riserva alle Mosche del Capitale.
nel quale Volponi lascia, come in una sorta di raffinata premeditazione di un romanzo testamento, il dubbio estremo che non vi sia più niente da raccontare e che Bo coglie al volo riportando le parole dell'autore nella sua recensione. Ma che cosa succede alla città, alla società, agli uomini? Queste sono parole di Volponi, che però Bo cita. Ma che cosa succede alla città, alla società, agli uomini dell'industria? Che cosa si può raccontare di loro? Niente. Non c'è niente da raccontare. Non si racconta più. Da memoriale che scopriva l'urgenza di narrare le vicende di un operaio, alle prese con un mondo che lo prevaricava, alle mosche del capitale, in fondo non corrono neanche 30 anni. Eppure sono cambiate molte cose, più di quanto potesse far supporre la decisione di alzare un muro a Berlino, 13 agosto 61, quindi un anno prima di Memoriale, che divideva simbolicamente non solo una città ma il mondo, e quindi di buttarlo giù, 9 novembre 89, anno delle mosche del capitale. Il sogno dell'avvento, dice parole, sono parole di Bo, il sogno dell'avvento di un'industria umana è stato consumato. All'indomani della scomparsa però di Adriano Olivetti, cui il romanzo è dedicato, si aprono i loschi maneggi di un capitalismo da periferia dell'impero, che dapprima si allinea ai diktat dei nuovi modelli di neocapitalismo monopolistico finanziario, in seguito si lascia fagocitare, accontentandosi di gettarsi sul potere come su un salvagente in un naufragio senza speranza. Ma non si tratta di un libro attese, osserva giustamente Bo, tutt'altro. Esso mantiene la misura dolorosa e drammatica di una storia vera, vissuta in prima persona dall'autore, nel vagheggiamento di una riforma radicale della visione dell'industria e della sua cultura, e quindi nel riconoscimento, parole di Bo, del disastro e della sconfitta umana, che travolge non solo il protagonista, ma anche gli operai. C'è la vicenda di Tacraso, i sindacati, le forze democratiche, come un controcanto opposto, parola ancora di Bo, alla grande commedia di un mondo che idolatra il capitale, il potere e null'altro. Grazie dell'attenzione. Grazie Salvatore per questa densissima e bellissima relazione, ma grazie anche per tutto quello che hai fatto per queste giornate, ovviamente. Io volevo ringraziare anche chi è stato ad ascoltarci oggi, perché io vi guardavo da qua, ho visto una platea attenta, interessata e anche appassionata. Grazie veramente. Applauditevi. C'è spazio per una discussione. Chi volesse intervenire, promettendomi di non superare i 3 minuti di domanda o di intervento, può venire, c'è il microfono acceso sul pulpito, può impadronirsi del pulpito e porre domande cattivissime, imbarazzanti, ai relatori. Il pulpito è lì, vai. Denunciatevi, annunciatevi e sì. Domandate. E grazie, insomma, buon pomeriggio, sono Tiziano Toracca, avevo alcune domande. E anzitutto vi grazie, ovviamente è stata lo faccio insomma, visto che sono per primo, ma credo di parlare a nome di tutti per la sessione che è stata veramente ricchissima e molto interessante. Allora, Emanuele, ti chiedo una cosa di cui davvero non sono sicuro, cioè se è vero che la prima stesura di Corporale è stata pubblicata su Istmi nel 2004, perché non ne sono sicuro, appunto, se esiste questa prima stesura davvero pubblicata. E per Peruzzi Baldoni volevo chiedere più cose, davvero, ma anzitutto veramente generosissima questa cosa, la possibilità insomma di interagire così in quel modo, così organizzato. E leggevo in alto, ne parlavo con Alessio Torino, autenticazione, quindi cosa vuol dire, aspetti poi le faccio... E poi volevo chiedere se avete il manoscritto, se abbiamo il manoscritto di Memoriale di cui parlava proprio Zinato, che è in America, in Texas, se riuscite ad avere. E poi quali sono, parlavate di alcuni materiali protetti, cioè immagino le tesi,
però lo chiedo. Sì. Trotta, volevo chiedere alcune cose. Citava a un certo punto un'intervista radiofonica dell'84 in cui Volponi ripete le parole che dice a Bollati, semi precisa quelle del sipario di Corporale, e la trasmissione di Spaziani. E poi invece se questi materiali di cui ho parlato, se sono visibili o no, immagino si debba venire a Pavia in questo caso. Per Salvatore un'unica domanda, volevo chiedere appunto in questo rapporto con Bo, forse anche proprio per volontà di Bo, la Urbino, più per volontà di Bo che di quella di Volponi, credo Urbino è la cosa che li unisce, cioè questa intersezione. Allora mi domandavo se esiste uno scambio fra i due sull'università, visto che, pensando al sipario, Volponi ne parla spesso e anche male, diciamo, cioè ne parla un po' arrabbiato, no, di questa istituzione che non produce nulla, anzi fa male in qualche modo a questa città gestita in questo modo, e Boh magari da questo punto di vista poteva essere l'interlocutore privilegiato. Basta, grazie. Benissimo, ora i relatori, grazie Tiziano, i relatori hanno il microfono, basta che schiacciate il pulsantino e potete rispondere nell'ordine. Io sarò brevissimo perché la domanda è diretta. Allora, il numero 13-14 di ISMI è uscito nel 2003-2004, sono due fascicoli, probabilmente tutti si hanno visto il primo e non il secondo. Il secondo consta della zattera di sale, che è stata appunto sostanzialmente trascritta a cura appunto dei signoribus e soprattutto Capodaglio, che hanno diretto quella rivista finché è durata, e anche questa parte iniziale di Corporale. Quindi è stato pubblicato, nel secondo pubblicato, è un po' introvabile, però è il secondo fascicolo 2004 di Istmi. E per quanto riguarda invece il manoscritto Texas, io lo possiedo, ma c'è un divieto di divulgarlo, quindi non so se sia stato digitalizzato da Austin, ecco, questo forse loro lo sanno. Come? L'hanno comprato. Ah, ecco. Se parlate al microfono è meglio, perché sennò la registrazione non... Questo. No, ecco, chiedevo perché ci sono altri autori in questo centro, in America, anche c'è il manoscritto del Cristo si è fermato a deboli, per esempio, è lì, e noi abbiamo tutto il resto, ma non abbiamo il manoscritto del Cristo, perché è in America. Sì, e poi anche altri autori, un 3-4, che è un po' il motivo per cui chiedevo la data, perché non me la ricordo, ma penso che sia negli anni... Sì, infatti. Ecco, rispondo anche un attimo alla domanda. Allora, rispondi tu, poi risponde Marcello. Per quanto riguarda i manoscritti, sì, si possono consultare in sede, sono digitalizzati, però li abbiamo anche caricati nella nostra digital library, ma sono al momento oscurati, perché la politica, insomma, così per problemi di privacy, di diritto d'autore, eccetera, tranne le cose edite, non sono visibili così liberamente. E l'altra domanda, allora, sì, per quel che riguarda sì, questa intervista l'ho sentita, guarda, la puoi sentire su RaiPlay, c'è un servizio che avevano fatto in tre puntate ed è alla fine della prima puntata, dove ci sono tutta una serie di, diciamo, un collage di varie interviste, eccetera. Infatti l'ho sentita più volte perché volevo capire esattamente, cioè, capisco che l'84 per un riferimento, che lui dice ho 60 anni, no? Quindi ecco, comunque si può sentire. Mi aveva colpito proprio perché usa quasi le stesse parole di questa lettera che era di 10 anni prima. E l'altra domanda invece della Spaziani, non ho approfondito, parla solo di una trasmissione, suppongo radiofonica, però non ho trovato di cosa si trattasse. Marcella.
Allora, autenticazione serve solo per chi per autenticarsi per lavorare nel back office di Sanzio, quindi non è una cosa che limita minimamente non serve registrarsi per consultarlo, è ad accesso aperto ed è libero chi si autentica perché ha una password, cioè che siamo noi che andiamo a inserire il materiale, lo descriviamo, interveniamo. E appunto la politica nostra, condivisa da Caterina, è quella della libera divulgazione e del libero accesso. Ovviamente le immagini si possono scaricare, ma sono tutte scaricabili a una definizione molto più bassa, quindi non possono essere utilizzate a fini commerciali o per pubblicazioni scientifiche, però cioè, è tutto consultabile e scaricabile. E anche perché per queste poi bisogna chiedere il permesso a Caterina, appunto agli eredi. E il materiale non pubblicato è quello che, come le corrispondenze, tutte le corrispondenze che insomma per i diritti di copyright non li pubblichiamo. Tendenzialmente noi comunque descriviamo la corrispondenza in modo tale che poi sappiamo, per esempio abbiamo tutto l'archivio di Claudio Varese, lì è pieno di corrispondenza, l'abbiamo tutta descritta, non l'abbiamo pubblicata. E la stessa cosa per Volponi, e ci sono in qualche caso, ecco, anche documenti aziendali, esatto, sì. Il permesso, esatto, tutti quei casi in cui i diritti di copyright non sono certi, insomma, mentre tutta la parte letteraria che è ascrivibile a Paolo Volponi è tutta pubblicata. Sì, esatto, tendenzialmente le indicazioni di queste cose ce le ha date. Ecco, esatto, c'è un discorso di privacy per i quali si aspetta almeno il tempo richiesto dalla legge per poter pubblicare certe cose. Per se no, il resto, sulle tesi ancora non le abbiamo pubblicate, però lì la vedo più semplice perché basta chiedere agli autori la liberatoria e quindi probabilmente lo faremo. Su Austin ha già risposto Caterina. Salvatore, vuoi rispondere? Ecco, grazie della domanda, è una domanda molto delicata. Ma dunque, io ho lasciato da parte quelli che poi sono diventati anche dei rapporti che hanno, come dire, valicato, no, l'aspetto letterario. A un certo punto Bo e Volponi si sono trovati in Parlamento, ecco, insieme. Ecco, questo l'ho lasciato da parte perché altrimenti davvero occupava. Lo inserirò all'interno del. Sono dei disegni di legge anche che Bo, Volponi e Venturi hanno. Credo che li abbiamo anche messi nelle teche, ecco, che hanno promosso per la tutela, la conservazione, ma anche lo sviluppo del territorio. Quindi a un certo punto, negli anni Ottanta, quando Volponi entra in politica, diciamo anche organicamente, prima nel Consiglio Comunale di Urbino, e poi come senatore e poi come deputato, a un certo punto fa incrociare le loro strade, anche se da versanti politici diversi, ecco, diciamo che... Dunque, quindi nel 74, certo, quello è un po' l'immagine dell'università che esce fuori dal sipario ducale, non è molto edificante, ma bisogna comunque mettere all'interno di una metafora, di una e sono anche poi anni difficili per Volponi, perché sta vivendo con grande sofferenza anche il momento il rapporto con la Fiat, che poi si sarebbe esploso nel momento in cui dichiarò la sua appartenenza di voto, il suo voto, diciamo. Quindi quello lo relativizzerei, mentre invece bisogna concentrarsi di più sui fatti. Ovviamente poi di questi fatti, per esempio, per loro era importante potenziare la linea ferroviaria, questo non c'è stato, non è stato possibile. A un certo punto anche si parlava del passaggio di Bobo, a un certo punto voleva, ecco, vedo anche dei colleghi che quegli anni erano molto più lucidi di quanto io non fossi, che ero uno studente, no? E voleva lasciare Bo, no? E si paventava, non so se ora Caterina può smentirmi, il nome di Volponi come ventilava, sì, si paventava. No, paventava nel senso che qualcuno non lo voleva, sapevo, no? Mentre invece, ecco, invece si ventilava il nome di Volponi al passaggio, quindi è ovvio che c'era una collaborazione, c'era una stima, e questo è testimoniata dall'ultimo testo che ovviamente non ho letto, ma è un testo, diciamo, onorifico, è un'onorificenza, questo premio, se volete ce l'ho, ecco, lo possiamo anche leggere.
in cui viene premiato per questo premio Raffaello nel 93, ormai un anno prima, ecco, dicembre 93, in cui si riconosce il merito di Volponi anche proprio nel suo rapporto col territorio, ecco, e di cui Bo era assolutamente consapevole, un po' ultraottantenne, nell'83 a 82 anni, e non vedeva l'ora di finirla, di fare il rettore, perché non ne poteva più, questo ora resta qui naturalmente. Quindi così, ecco, non so se ho risposto un po' alla... Ecco, diciamo i riferimenti letterari, quelli vanno visti un po' in chiave metaforica. A un certo punto, proprio nell'esordio del Sipario Ducale, appare la figura di un rettore un po' stanco, un po', un po' avvilito, così. Indovina che, chi è. Indoviniamo chi è in queste strade, ecco, Urbino non ha avuto altro rettore Urbino per 50 anni, quindi non poteva che essere lui, ecco. Però questo non gli impedì di fare una bella recensione poi a Sipario Ducale, ecco, questo naturalmente. Ci sono ancora tre interventi, se vuoi venire Gualtiero. No, è meglio che vai al microfono, così viene registrato l'intervento. Sì, no, lo so, poi c'è Antonio, poi c'è Emiliano. No, funziona. Sì. Se ti avvicini proprio... Va bene, mi avvicino. Sentite? No, perché io prima ho avuto dei problemi con chiunque abbia parlato da questo microfono. Ma insomma, no, voglio dire, io ho due domande, ma sono rapido. Voglio correggerti in questa cosa che tu dici, che la descrizione del rettore nel Sipario Ducale è una metafora. No, non è una metafora, no. Quando Volponi vince il premio Viareggio, gli chiedono: ma chi sono i personaggi a Viareggio? Chi sono i personaggi reali in questo libro? Chi sono? Appunto, c'è Subissoni. Chi è Subissoni? E poi altri di Urbino. Lui risponde che il solo personaggio vero è il rettore. Sì, naturalmente questo va preso. Io la descrizione è terribile, questo è inutile. Non era necessario trattare anche questo elemento, non del Sipario Ducale o del personaggio del rettore nel Sipario Ducale, che corrisponde a questi umori insomma anche un po' oscuri di Volponi, no? Però il rapporto non è stato così idilliaco. Per esempio, nella lettera che tu hai fatto vedere, che è esposta nella mostra, Volponi si lamenta che, ringraziando Carlo Bo, si lamenta del fatto che lui non è stato così prodigo di attenzione, di sguardo e di indicazioni, così come avrebbe dovuto essere, come poteva essere. Cioè, in un qualche modo lì comincia una questione che sarebbe durata fino alla fine, devo dire, gestita in una maniera aspra, anche Gerolamo Aspri, da Volponi, non da Bo. Però, a proposito di questa cosa di Bo è stato naturalmente interprete, l'abbiamo detto, no? E io la domanda che voglio fare, ecco, se la faccio a Salvatore, ma in questo articolo su Contesto a Fronte, Bo pone un problema importante, dice: dove va la poesia? E cita, adesso se ricordo, Zanzotto, poi naturalmente Volponi, poi chi sono gli altri che cita? Testori. Ah, Testori, sì, appunto. Poi c'è un altro che, insomma, cioè, beh, Caproni anche, va bene. Cioè, Bo coglie una cosa, la svolta della poesia. Ma a me questo mi interessa di meno, ma Bo parla del Sipario Ducale, di Contesto a Fronte, io sono da sempre ho questa posizione, ma è ora di affermare che la poesia di Volponi, soprattutto l'ultima poesia, è una grande poesia. È ora di affermare che quella poesia segue lo sviluppo della sperimentazione italiana. Già, per esempio, Zanzotto andava bene, e vorrei dire anche Testori, poi ci sono altri naturalmente, che segue lo sviluppo
insomma, a un certo momento quella poesia italiana era finita, lì c'era un'altra poesia. La poesia di Volponi apre strade, ma non apre solo strade, in un qualche modo pone una serie di elementi fondamentali. Ora, questa poesia non è stata recepita così come doveva essere, addirittura quando viene antologizzata ci sono quelli che tagliano i poemetti. Io mi ricordo che l'avevo fatto osservare, che era una cosa che aveva dell'incredibile. Non è una poesia secondaria. Volponi, Bo dice anche, su questo si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, che quel libro conferma la natura poetica di Volponi e il fatto che dopo tutto anche Nero, questo Volponi non lo gradiva, Questo lo devo dire, mi ricordo quando gli ho raccontato questa posizione, gli ho detto di questa posizione di Amelia Rosselli positiva, lui aveva, non gli era piaciuta, insomma. Cioè il fatto che lui era un poeta che scriveva anche romanzi, ma che c'era una componente poetica, Però insomma questa cosa la dico perché forse da questo convegno può venire fuori intanto una prima cosa, visto che si è dato tanto spazio alla poesia, ai poemetti, eccetera. Si tratta di affermare non che lui è il più grande poeta di fine secolo, non lo so, insomma, ma si tratta di affermare, non di riaffermare, di affermare l'importanza della poesia di Volponi a prescindere, a prescindere dai romanzi, ma non come elemento secondario, ancillare rispetto ai romanzi. Naturalmente c'è una relazione complessa con i romanzi, ma questa poesia è centrale nel quadro della poesia italiana. Voglio sapere chi c'è sul finire del secolo che ha scritto un libro come contesto a fronte. No, lo dico proprio, insomma, perché mi rimane un... Ma comunque, insomma, io penso che sia anche l'occasione per sostenere questo. Invece vorrei chiedere a Zinato quest'altra cosa. Lui a un certo momento... Tu hai parlato a un certo momento di relazione oppositiva, proprio hai usato questo termine, relazione oppositiva tra gli animali e le macchine. Allora, c'è una relazione, ma è una relazione contrastata, oppositiva. Vorrei che questa cosa fosse approfondita, perché questa cosa, se questa relazione in un qualche modo è... determina integrazioni, poi secondo me nello sviluppo già nelle Mosche del Capitale, poi in tutta la parte finale questa cosa non si può più conciliare, ma vorrei sapere che cosa avviene all'inizio, appunto quando escono fuori tutte queste figure animali anche nelle carte, e se questa relazione oppositiva non comporta, come posso dire, una criticità volponiana non espressa lì, in quel momento, nei riguardi delle macchine, nei riguardi dell'artificiale, se già da allora c'era questo elemento implicito, o perlomeno implicito, questo elemento calato all'interno di una posizione, la quale posizione di Volponi è una posizione, come si sa, sempre molto contrastata, sempre... Insomma, se quella è la contraddizione, questa contraddizione lui la pone ma non la risolve, questa è la forza anche di Volponi. Forse perché non è risolvibile. Ma insomma, queste sono le due domande. Rispondere. Non so bene che cosa devo dire, perché non è che ho cercato di pacificare le due. Io per esempio ci sono... Capisco che è dover andare su quell'aspetto, no, lì è eccessivo, si fa educare, però insomma vabbè, lì ora diciamo sì, ma la cornice lì è metaforica, poi lui è davvero il rettore, infatti l'abbiamo detto anche prima, non poteva che essere lui, però non è sì, vabbè, insomma l'ha visto in maniera un po' triste, era. Del resto d'altra parte questa cosa però dice interessante, perché quando ho detto che tra le epistole, tra le lettere che noi abbiamo, è il periodo più vacante di lettere, è proprio quello che comincia da 73, anzi da 65, quindi evidentemente si apre un po' come una sorta di iato, no? Fino a 65 sono 25 lettere negli anni 50, poi altre 16 nel giro di 5 anni, e tra l'altro ci sono anche delle lettere interessanti in cui
Volponi ormai stanco, cioè vuole un po' evadere da Ivrea, chiede a Bo se può insomma procurargli un corso, fargli tenere un corso qui a Urbino, eccetera. Poi nel 65 comincia in effetti questo silenzio e se noi mettiamo insieme questi anni di silenzio, dal 65 al 73, poi dicevo dal 73 c'è una lettera e poi quattro lettere dal 73 all'89, evidentemente sì, ora possiamo immaginare anche che si telefonassero, non lo so, o si incontrassero per strada, però certamente c'è un po' di vuoto. Poi c'è questa immagine, questo però evidentemente non lo ferisce più di tanto, boh, perché poi fa una bella recensione. Però no, un'altra cosa volevo dire, ora con Testafronte io sto anche preparando una edizione di tutti gli scritti, non sono molti, però gli scritti che Bo ha dedicato a Volponi, quindi ho qui anche davanti con Testafronte. Ovviamente io forse, dunque tu ti riferivi ad un articolo dove va la poesia di qualche mese dopo, no? Lui prima recensisce con Testafronte, circa un anno dopo, ma dove va la poesia? E cita appunto ancora Volponi, ma cita anche altri. Lui si guarda soprattutto alla poesia dei giovani, cioè dei giovani, allora giovani, non so, un Magrelli, un De Angelis, si dice, ma questi dove stanno andando? E dice che sostanzialmente le loro voci non gli sembrano più distinguibili, mentre, ecco, Zanzotto, Testori, Volponi hanno delle voci distinguibili, delle personalità forti, ecco, questi qui invece gli sembrano un po' più, come dire, poco distinguibili, quasi un po' annebbiati ancora, no? Però siamo nell'87. Quindi contrappone una generazione che si sta però ovviamente un po' spegnendo lentamente. Io credo, ora tu hai detto una cosa bella che io condivido, perché io il primo libro che ho letto di Volponi è stato con Testafronte. Venendo qui a Urbino, era appena uscito, l'ho comprato e mi ha devastato perché era eccezionale. No? Allora io lo condivido con te, certo, un libro molto bello, molto forte, molto intenso, che ancora rileggo e ancora non ho capito tutto probabilmente, molto innovativo. No, lui non dice ovviamente nella recensione è il libro più bello dei prossimi 50 anni, non l'ha mai detto, insomma. Però dice, le sue espressioni sono molto belle e molto forti. C'è per esempio una che ora non ho citato, ma posso così leggervi, dice: paradossalmente si potrebbe sostenere che la misura quotidiana della letteratura non abbia alcun senso per lui, per Volponi. È interessante questa misura quotidiana perché è un'espressione che torna in Letteratura come vita, in altri scritti degli anni 30-40, in cui lui definisce il tempo minore. Cioè lui dice il poeta non deve guardare al tempo minore, al tempo minimale, no? Per lui non ha senso la misura quotidiana, no? Di cui il minimalismo, possiamo dire così. E però sembra più opportuno, giusto, ipotizzare un modo di restituzione in cui la pagina subisce, la pagina, quindi anche la forma, possiamo dire, subisce i contraccolpi e le soluzioni del suo fondo eterno. Per usare le sue parole, del testo che intende tradurre a noi, cioè portare a noi. Quindi ha delle espressioni, forse possono sembrare un po' vaghe, un po' astruse, però in verità che ci descrivono, ci restituiscono un quadro molto profondo anche di questa tensione estrema che il contesto a fronte ci offre. Cioè il contesto a fronte, noi leggiamo dell'insonnia, la famosa poesia Insonnia Inverno, 1971, diciamo la sua insonnia, ma non, questa insonnia non diventa una lamentazione, oddio oggi non riesco a dormire, quasi quasi mi prendo un Tavor, povero me, eccetera, eccetera. No, diventa una esplosione straordinaria di immagini per i quali poi servirebbe appunto una lettura anche un po' psicanalitica, possiamo dire, straordinaria, con questa rima ribattuta, continua, eccetera, eccetera. Quindi una delle recensioni più belle che Bo ha dedicato a Volponi proprio a contesto a fronte, quindi questo in qualche modo si allinea a quanto tu sostieni, io sostengo, insomma, che è un libro forse ancora tutto da riscoprire, da rimettere al centro della storia della poesia della seconda metà del Novecento. Ecco, questo... Bene, Emanuele, se vuoi... Brevissimo, per lasciare spazio anche a altre domande. Gualtiero faceva una domanda rispetto a animale e macchina in relazione oppositiva e eventuali differenze tra le ideazioni e le composizioni dei primi romanzi rispetto alle mosche, per esempio, o al corporale. Credo che sia innanzitutto da evidenziare
il discorso figurale di Volponi, per cui sempre con un tasso di ambiguità nell'immaginazione inevitabile, però credo che una direzione di marcia si possa intravedere dal momento in cui nella macchina mondiale il corpo e la macchina sono in un rapporto di omologia visionaria, per cui Anteo Crocioni immagina in maniera come se fosse un filosofo meccanicista cartesiano, però che fa del meccanicismo poesia, non sistema filosofico, ma poesia. Quindi immagina una possibilità di intervenire sulla macchina uomo per migliorarlo, come fosse un automa migliorabile. Quindi la macro figura della macchina ha una valenza potenzialmente progressiva. Viceversa, nel pianeta, nelle mosche, ma già in corporale, da un lato la robotica industriale, quindi una macchina espelle gli operai e spezza il movimento operaio, quindi è usata in maniera antidemocratica la robotica dentro le fabbriche, e dall'altro la fisica nucleare applica la bomba, la scienza alla bomba. Quindi le due immagini, cioè una robotica che espelle gli operai e una scienza militare che distrugge potenzialmente il mondo, prendono il sopravvento, per cui il corpo in opposizione, il corpo e l'animale entra in una situazione di profonda combustione oppositiva rispetto alla macchina, come fuga, come scavo dell'arcatana, come reazione di Tecraso che sbatte la tua testa sulle sbarre di una prigione perché è incarcerato in quanto sospetto di essere terrorista. Cioè il corpo e l'animale entrano dentro una spirale maggiormente oppositiva, sempre con aloni di ambiguità, però credo che questa direzione di marcia sia abbastanza evidente e corrisponda poi anche purtroppo all'evoluzione o l'involuzione della nostra cultura, della nostra realtà, del dominio, insomma. Antonio. Io credo che non ci sia stato migliore esordio in questo convegno dalle importanti relazioni che ho ascoltato. Ho conosciuto, ho frequentato Paolo Volponi dal 1975 sino al 1993. Sono orgoglioso perché nella mia terra, io vivo da 54 anni a Urbino, abbiamo discusso di moltissime tematiche, per me è stato un punto di riferimento, parlo da filosofo, da teorico sociale, ma anche da cultore critico dell'analisi testuale che fornisce l'atto scrittorio della letteratura. E sentendo tutte le relazioni, ricordando quello che abbiamo discusso circa un anno e mezzo, insieme anche alla presenza di Caterina Volponi nell'oratorio San Giovanni di Paolo, mi sono venute in mente queste constatazioni che a grappolo concettuali sono anche delle domande. Zinato parla della prefigurabilità, della prefigurazione, configurazione e figurazione. È un concetto, un termine molto importante. Ho letto con molto interesse il suo saggio su Doppio Zero, oggi pubblicato. Questa capacità della prefigurazione mi fa pensare al perché Zinato, io ho letto Volponi perché leggevo Zinato, leggo Zinato perché c'è stato Volponi. Un'osmosi, uno studioso che ha restituito con nuovi paradigmi, al di là dell'araldica biografica, della circostanza, della contiguità del paesaggio, della città in cui noi ci siamo conosciuti, del gergo, della cultura, del costume. Ma forse è venuto il momento, e io saluto questo convegno in maniera interessante, è venuto il tempo di una nuova ermeneutica, nuovi paradigmi che ci possono aiutare a leggere uno dei grandi protagonisti, non solo del Novecento, ma di un'epoca che fa fatica a capire, nel limite del Novecento, che cos'è oggi il nostro tempo. E Volponi è un pianeta, e come personaggio è irritabile, è un personaggio estremamente interessante, complesso, delinea un'antropologia
non solo del Montefeltro, non solo del Rinascimento, non solo del paesaggio, del conflitto, del lavoro, della cultura, della letteratura, della politica, del comando del politico, del dominio, come si è spesso Zinato nella bella introduzione che ha fatto delle poesie uscite recentemente, giorni fa, da Einaudi, con degli inediti. Quindi la prefigurazione è un meccanismo importante, non affonda solo nello psichismo. Volponi non aveva una nevrosi intrinseca, per chi ha studiato la psicanalisi, aveva un profondo psichismo che gli deriva dalle relazioni umane, ancestrali, familiari, sociali, nella contiguità prossemica di che cos'è il sipario ducale, che è un libro fondamentale per capire non solo l'antropologia locale, non solo l'antropologia italiana degli anni 70, gli anni delle stragi, di quell'antropologia che ha disvelato il meccanismo dell'autoinganno politico a livello nazionale e internazionale, che mette in evidenza l'ipocrisia virtuosa di una certa antropologia che recita attraverso i personaggi in questo sipario. Ha fatto conoscere al mondo, perché Volponi non è semplicemente il poeta, il grande Urbinate come Raffaello, che hanno in un certo senso stilizzato la storia della cultura italiana e mondiale negli ultimi 5 secoli. Un autore fondamentale, io da filosofo mi sono avvicinato attraverso le pieghe della letteratura, della filosofia, della politica, della sociologia. Quando Zinato parla della questione animale, io frequentavo, perché invitato da Jacques Derrida a Parigi, nei suoi seminari agli inizi degli anni 2000, poi muore nel 2004, e Jacques mi citò Volponi insieme a Günter Grass, insieme ad altri grandi autori, Morin, che parlavano di una nuova etica della terra, lui lo chiamava il pianeta, di una nuova etica dell'animale, che non è semplicemente l'allegoria bucolica della presenza dell'animale. L'animale è un vivente al pari dell'animale vivente che è l'umano. Quindi noi oggi possiamo disporre di nuovi paradigmi di lettura che hanno fatto di Volponi un prefigurante in una dimensione ecocritica, animale, ambientale, perché decide il destino della Terra, quello che noi chiamiamo i pianeti, nel gergo geologico. Ma al di là di questo gergo c'è quello cosmogonico. Quindi, quando Zinato incentra questo concetto di prefigurazione e poi sottolinea la dimensione utopica, ucronica, distopica, atopica. Bene, è vero, il riferimento a Bloch è calzante, però con una specificazione, che nel 18, quando Bloch pubblica lo spirito dell'utopia, pensa dei meccanismi di emancipazione dal conflitto. Nel principio speranza, l'utopia diventa il riscatto della vita offesa. La domanda quindi è, il concetto di prefigurazione e il concetto di utopia sono utili, ma con una nuova dialettica critica. Concludo. La dottoressa Trotta mi ha fatto ricordare quando io e Paolo discutevamo di una rivista fondamentale nella storia della cultura italiana critica, Alfabeta. Alfabeta è stato un punto di riferimento da studente, da intellettuale, da studioso che ci formava ed è stata un'apertura critica di una società italiana che praticava un modo di fare letteratura, analisi critica della società, filosofia, scienze umane e sociali diverse. Peccato che Volponi non abbia mai avuto una cattedra di sociologia, lui che con lui parlavamo della sociologia empirica nella grande industria olivettiana e quella di Agnelli. Un lapsus di Urbino? Volponi ha dato molto. Quanto ha ricevuto da Urbino? È importante questo. E perché Volponi ha pensato a una facoltà agraria? Oggi, nella nuova dimensione della produzione nel pianeta, sarebbe molto interessante. Architettura. Architettura è la dimensione dello spazio. E tutto quello che ha detto Zinato entra nello spazio dell'umano. Quello che ha detto la signora Trotta, la dottoressa Trotta. Forse è venuto il momento di riconoscere alla perizia e all'intelligenza digitale delle nostre importantissime dirigenti del Fondo Volponi e del nuovo cervello digitale
che ci possa far conoscere i veri cristalli umani e di pensiero di Paolo Volpone. Grazie Antonio. Se Emanuele, Nicoletta, volete rispondere, o Emanuele solo, va bene. Non credo che ci sia da rispondere, perché era una sorta di relazione, insomma sono molto onorato di essere stato al centro di questa relazione. Effettivamente il concetto di prefigurazione è molto importante, con tutte le diramazioni che lei ha posto, blocchiane e di nuova ermeneutica, per cui sottolineo e sottoscrivo, non rispondo. Emiliano. Impegno a rimanere nei tre minuti che sono stati. Sì, perché siamo in limine mortis. Dunque, una considerazione, una domanda per Salvatore, per Zinato. Sì, si è parlato appunto di un Volpone lungimirante. Il pianeta irritabile, è stato detto, è un romanzo non soltanto distopico ma anche utopico. Ed è un romanzo per certi versi lungimirante, perché pone al centro della sua problematica la questione della crisi ecologica, che oggi sta ritornando prepotentemente in auge. Fin dagli anni 70 si stavano diffondendo, a partire dalla Francia ma un po' in tutta Europa, i libri di Serge Latouche sulla crisi ecologica, cioè la teoria della decrescita felice. Dobbiamo dire che però Volpone non ha mai aderito a questa teoria, anzi è rimasto, diciamo, più fedele ad una linea la cui Weltanschauung, diciamo, si colloca all'interno del pensiero di Marx, che criticava per esempio il movimento luddista del suo tempo, dicendo: è un movimento ancora immaturo, non ha capito qual è la differenza tra la macchina e l'uso capitalistico della macchina. E si colloca, diciamo, anche all'interno del pensiero gramsciano, nel quaderno 22, no? Gramsci celebra l'americanismo e il fordismo, celebrando appunto lo sviluppo delle forze produttive come una spinta democratica, una spinta che può in qualche modo sprigionare emancipazione. Effettivamente negli anni 90, quando Volpone venne invitato a Siena, alla facoltà occupata dal movimento La Pantera, lui esordì dicendo: io ci tengo a precisare che non sono un anti-industrialista. E questo forse è anche un po' la grande differenza che lo divideva rispetto a Pierpaolo Pasolini, no? Allora mi chiedo come interpretare le mosche del capitale e anche la crisi dell'industrialismo democratico che lui mostra. Quando ci fu la caduta del muro di Berlino, l'Occidente reagì in due modi. C'è chi reagì in maniera entusiasta, si diceva: finalmente ha vinto la democrazia, la fine della storia, così si esprimeva Francis Fukuyama. C'è chi invece reagiva in maniera molto preoccupata. Alessandro Natta affermò: ha vinto Hitler 50 anni dopo. Fabrizio De André, nella Domenica delle Salme, parla della vittoria di un quarto Reich che si sarebbe andato profilando all'orizzonte. Ora, probabilmente adesso non è che dico sia affermato un quarto Reich, non è che ha vinto Hitler 50 anni dopo, però credo che una cosa potremmo dire. Cioè l'industria, il possesso delle tecnologie, il possesso della tecnoscienza è, dopo la caduta del muro di Berlino, diventato un monopolio dell'Occidente. Allora forse è lì sostanzialmente, o quantomeno sicuramente nei primi anni, in cui l'Occidente capitalistico ha monopolizzato l'apparato tecnico-scientifico e l'apparato industriale. Allora forse è lì, mi chiedo, che intervengono le mosche del capitale, non tanto registrando un cambiamento di prospettiva rispetto all'industria, ma registrando di fatto quella che agli occhi di Volpone si stava profilando come una cocente sconfitta storica. Cioè, se per tutto il periodo della Guerra Fredda l'industria era un campo di lotta tra i rapporti sociali capitalistici che la volevano imbrigliare e invece una progettualità di tipo socialista che la voleva democratizzare, una volta sconfitto il mondo socialista e quindi la progettualità socialista, l'industria è diventata il monopolio dei rapporti sociali capitalistici, e allora la progettualità di un'industria democratica naufraga completamente.
forse appunto in questo modo potrebbero essere lette le mosche del capitale e la crisi dell'industrialismo democratico a cui quell'opera fa riferimento. Grazie Emiliano. Allora Salvatore e Emanuele, se volete rispondere così poi chiudiamo questa densa giornata. Ma io direi di sì, anche se però le mosche del capitale, diciamo, se vanno, diciamo, derivano da un vissuto, fanno riferimento già a qualcosa che era capitato molti anni prima. Cioè lui parla di un inizio, di una, se possiamo dire così, una degenerazione, no, del progetto, della cultura industriale, che era cominciato già dalla fine degli anni 60, quando lui, il sogno olivettiano, al quale lui è rimasto affezionato, forse è una parola un po', diciamo, poco pregnante, di cui era rimasto sostenitore, il sogno olivettiano, e lì narra la storia di un qualcuno che cercava un altro modo di gestire l'industria, però sì, riferito a, in verità, ad una serie di delusioni che cominciano dagli anni 60, poi gli anni 70, eccetera. Quindi, diciamo, l'involuzione comincia nell'Occidente già prima. Certamente quello che tu hai detto può essere la spallata finale, perché manca un termine di confronto. Cioè, ecco, lì a quel punto il liberismo, guarda un po', negli anni 80 si afferma il liberismo in America, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in tutto il mondo angloamericano, e in più cade alla fine anche il muro di Berlino, che segnava simbolicamente, tragicamente anche, no, questo confronto. Ecco, lì abbiamo un mondo comunista, cerchiamo anche noi di essere in qualche modo di avere almeno un cotè riformista. A quel punto il liberismo si scatena, ecco. Sì, ma non, cioè, credo che si possa facilmente integrare. Ora però qui si apre poi un discorso sulle mosche del capitale, credo che non abbiamo tempo. Ecco, lo so. Prego. Allora, Emiliano Alessandroni ha toccato legittimamente una parte dell'esperienza intellettuale di Volponi, che è quella dell'impegno politico, che non può essere rimossa assolutamente, che spesso viene utilizzata come una sorta di pregiudizio nei confronti di un autore che è ritenuto troppo ideologico e attardato al Novecento, per cui invece io credo che, come tutte le questioni culturali e intellettuali, anche questa vada affrontata nel modo più libero e aperto, a partire anche dal lemma comunismo e dalle interpretazioni che di questo lemma ha dato Volponi negli scritti, nei discorsi parlamentari, nei scritti su Alfabeta e in altri periodici. Quindi è possibile mettere in dialogo questo autore anche con la storia del comunismo novecentesco, con diverse posizioni. Credo che non si possa appiattire al discorso ideologico il discorso poetico e romanzesco, che naturalmente hanno un respiro per loro statuto discorsivo, retorico, diverso. Quindi l'ideologia si trova incistata nel discorso poetico romanzesco, ma collide o dialoga con altri campi antropologici, immaginativi, che non sono riducibili al discorso ideologico. Questo è un discorso che abbiamo già fatto in tempi passati, lontani. Quindi si può legittimamente interpretare un'opera anche dal punto di vista ideologico, l'autore può essere messo in dialogo con le ideologie del Novecento, le ideologie del Novecento non lo infangano, perché non è un autore che ha mai celebrato il Gulag, ma celebra la libertà e la giustizia sociale, che facevano parte del progetto comunista novecentesco, come ha fatto parte anche lo stalinismo. Quindi è un discorso che può essere visto da più punti di vista, e va evitato soprattutto il porre Volponi all'angolo in quanto troppo ideologico o troppo sperimentale, che sono i due pregiudizi che l'hanno incastrato in qualche modo in vita e poi in morte. Ecco, questo credo che sia il mio pensiero, è questo, insomma, rispetto alle tue sollecitazioni. Grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, ci meritiamo generi di conforto a questo punto, e grazie a tutti, ci vediamo domani per entrare nell'opera di Volponi, non qui ma alla Sala della Tartaruga, circondati dalla bellissima mostra volponiana che abbiamo inaugurato stamattina. Grazie a tutti, a domani.